Sì. Buongiorno e benvenuti a questa seconda giornata del laboratorio di Essere Europa. Oggi nella prima parte Sofia Fionda parlerà dei dati sull'immigrazione italiana dal 1861, quindi dall'Unità d'Italia fino ad oggi, suddividendo appunto le varie ondate migratorie verso differenti punti, ma soprattutto con uno specifico verso Stati Uniti e Argentina. E ci racconterà anche delle storie legate all'immigrazione italiana, quindi a quelle storie di italiani nel mondo. E poi nella seconda parte invece Simone Veglio si occuperà della progettazione, diciamo, dell'Unione Europea e quindi su come scrivere un progetto, e faremo una vera e propria esercitazione per, diciamo, avere un approccio reale ad un progetto. E che sarà un'esercitazione, quindi su come scrivere, compilare un progetto, un bando dell'Unione Europea. Io passo già la parola a Sofia e niente, vi auguro una buona giornata. Bravo. Grazie. Lascio qua e spento. Victor si incarico del microfono. Buongiorno a tutti. Come ha detto Nicolò, oggi faremo un po' di storia, cioè una lezione di storia, però spero che forse interesse, perché sicuramente molti di voi siete legati con... Ciao, Marina. Marina mi aiuterà perché lei è esperta pure in migrazione italiana verso l'Argentina, che sarà uno degli argomenti di questo modulo. Allora, quello che cominciamo... Quando parliamo di immigrazione italiana la dividiamo sempre in diversi periodi della storia, no? Che comunque, cioè il primo periodo, a noi ci interessano i due primi periodi adesso, poi gli altri tre, diciamo che sono più dopo la prima guerra mondiale, li vedremo dopo il break e più, cioè più leggermente. Cinque periodi sono il tempo che va prima o dopo l'Unità d'Italia, no? Senza una data specifica, perché non è che c'è un taglio temporale in un anno. Poi l'emigrazione di massa, che si comincia nel 76 fino alla prima guerra, al 1915. Poi nel periodo che va dalla prima alla seconda guerra mondiale e nel dopoguerra. Allora, noi cominciamo con il periodo della unità, che ormai alla fine del Settecento cresce la popolazione nell'Italia e l'immigrazione comincia ad aumentare perché la produzione delle campagne fondamentalmente non bastava per soddisfare i bisogni di tutti, no? A metà dell'Ottocento il porto più importante è quello di Genova, che lo sarà per un tempo fin quando arriva, cresce il porto di Napoli. E serve soprattutto al nord Italia, la Liguria, l'Emilia, la Toscana, il Piemonte, sono tutte le aree ovviamente che partono, cioè la popolazione parte dal porto di Genova. Questa prima fase migratoria però è parzialmente sconosciuta, c'è una mancanza di dati precisi, soprattutto perché... come dice nel primo item, c'è un disinteresse dello Stato per l'emigrazione che poi diventa una riprovazione. Cioè tutti gli Stati-nazione prima del 1880 più o meno non avevano proprio interesse nella migrazione come un fenomeno sociale e l'Italia non è l'eccezione dopo la unità, dopo la conformazione del governo nazionale. Comunque... si pensa che ci sono 2 milioni di italiani che in questo periodo sono andati via dall'Italia. Che comunque c'è un alto, in tutta la storia che vedremo l'emigrazione italiana, c'è sempre un alto tasso di ritorno, che ronda intorno al 50%. Però in questo periodo ormai è un numero abbastanza importante. Il contesto, cioè le cause di questa migrazione... L'Italia appena unificata ovviamente vedo un mondo rurale molto triste, cioè non ancora sviluppato,
dove ci sono strutture agrarie antiche che non danno, cioè che non rispondono alle necessità dei contadini, e che l'emigrazione è l'unica via di fuga. Diciamo, c'è una frase, non so se la conoscete, che dice obbligante o emigrante, diciamo, la situazione ormai in quel periodo è rubare o emigrare. È come si riferiscono alcune figure famose dell'epoca. Inoltre a questa situazione di povertà e di fame, c'è una mortalità infantile molto elevata e c'è anche un ambiente di violenza, cioè tanto la delinquenza comune come quella di carattere politico è importante. Infatti tra il 1871 e il 1881 ci sono 5.000 omicidi all'anno. E poi c'è un alto tasso di analfabetismo, che nei paesi del nord Europa, alla fine del XIX secolo, intorno per esempio al 4% nella Germania, il 3% in Gran Bretagna, invece nella Italia del nord è di 11% e nella Italia meridionale del 46%. Quindi gli italiani che migrano sono basicamente mano di opera economica e senza unskilled. Comunque, cioè, nonostante questa situazione che era peggiore nell'Italia meridionale, questa frase, infatti, l'emigrazione si abbandonano moltissimi contadini, i quali vedono essere spinti non tanto dalla speranza di trovare in America di che arricchire rapidamente, quanto dall'impossibilità di campare più oltre la vita nella loro patria. È una frase che descrive la situazione in Vicenza, a Vicenza. Sì, il prefetto di Vicenza descrive così la situazione dell'emigrazione e delle persone che partono di quelle terre. Parleremo delle costruzioni delle vie di comunicazione, parleremo un po', approfondiremo più avanti. Ah, questa è anche una frase che era comparsa sul giornale socialista La Plebe di Milano, che un po' esprime come cioè il disagio generale con la situazione del paese che porta tutti a emigrare. La vuoi leggere, Vito? Guardateci in viso, signor barone, le nostre facce pallide ingiallite, le nostre guance infossate. Non vi accusano esse con la loro muta eloquenza, l'improba fatica e l'assoluta deficienza di nutrimento? La nostra vita tanto è amara che poco più è morte. Coltiviamo il frumento e non sappiamo cosa sia il pane bianco. Coltiviamo viti e non beviamo vino. Alleviamo bestiame e non mangiamo mai carne. Vestiamo fustagno e abitiamo covili. E con tutto ciò pretendete che non abbiamo ad immigrare? Oppressi ed angariati in tutti i modi possibili, ce ne andiamo noi, onde lasciar comodi voi. Apparso sul giornale socialista La Plebe di Milano. Grazie. Quindi è in questo contesto che l'emigrazione prende, cioè comincia e ormai negli anni successivi diventerà un'emigrazione propria di massa. Parlando un po' su cosa facevano cioè gli italiani che emigravano, la forza del lavoro della Pianura Padana emigra soprattutto in Francia e in Belgio. E infatti sarà una zona, cioè il nord Italia sarà sempre una zona di emigrazione verso l'Europa, ovviamente per la vicinanza. Comunque si pianifica come una migrazione di ritorno, cioè i contadini cercano di lavorare nel più breve tempo possibile cioè di fare i capitali nel più breve tempo possibile per acquistare terra nei luoghi d'origine e quindi poter ritornare. Non è pensata come un viaggio d'andata soltanto. Dal Veneto e dal Friuli, soprattutto erano i contadini che andavano in America Latina, che cercavano terra in America Latina, e dal meridione in questo periodo partono soprattutto per il Nord America i piccoli proprietari delle terre. Allora, ieri avevo menzionato il fatto che i mezzi di comunicazione, cioè le vie di comunicazione, non solo cioè, come adesso. La comunicazione dal punto di vista dell'informazione, no? Ma pure la
cioè i mezzi per muoversi, sono una tecnologia che comincia a svilupparsi nell'800. Ovviamente in questo periodo c'è un ruolo totalmente decisivo, sia per essere un mezzo di trasporto, di spostamento per arrivare a un paese dove prima non si poteva arrivare, sia per la manodopera che c'era necessaria per le industrie che si sviluppavano in quella epoca. Cioè, ormai le vie di comunicazione nel nuovo e nel vecchio mondo ovviamente si sono espanse tantissimo. Proprio in Europa gli italiani lavorano tanto nella crescita di Parigi, Berlino e Vienna, nella costruzione di certi delle infrastrutture, come la linea transalpina nel Brennero, traforo, alcuni traforo, gallerie. E c'è una migrazione ovviamente di specialisti, di persone di mano d'opera, di professionisti qualificati, ingegneri che partecipano a queste opere, però soprattutto ovviamente la mano d'opera di base per questi lavori. E ci sono, compaiono in questo periodo ovviamente le offerte per viaggiare all'estero, no? Per trasferirsi all'estero. I datori di lavoro di solito offrono il viaggio nel varco, garantiscono la distribuzione delle terre. In Argentina quello è stato molto abituale, cioè la distribuzione delle terre che non c'erano ancora, dove non c'era ancora popolazione tra quelli che volevano lavorarle, pure negli Stati Uniti, però prima degli italiani, non in quel periodo. Le grandi compagnie di navigazione sempre cercano di fare dei grandi pacchetti di immigrati per immigrare mediante contratti di lavoro, e sorge tutta una industria intorno a questo fenomeno. Allora, quindi nel 876 comincia il periodo che conosciamo come la migrazione di massa, che se nel periodo precedente c'erano 2 milioni di italiani che sono partiti, in questo sono oltre 14 milioni quelli espatriati. Nei primi 10 anni poi vediamo che la maggioranza parte verso l'Europa, ovviamente sempre per una vicinanza, ma dal 1886 prevalgono le Americhe, prima il Sud e poi con alcune crisi nell'America meridionale, in Argentina, in Brasile, cominciano a partire per l'America del Nord, per gli Stati Uniti. E questo è una tabella con un censimento di della popolazione argentina negli anni che ha ricevuto più flussi migratori, che sono stati più importanti, no? Vediamo che del numero di migrati che ovviamente era nel 95, 1895, quasi 4 milioni di persone, un quarto della popolazione era straniera. E di quel quarto della popolazione straniera, quasi la metà erano italiani. Cioè, ormai nella conformazione della popolazione, gli italiani in Argentina hanno giocato un ruolo decisivo. Solo a Buenos Aires, e nel 1905, ci sono 250.000 italiani. In San Paolo, pure la metà della popolazione. Pure nell'Uruguay, pure nell'Uruguay. In questi periodi le città importanti avevano la metà della popolazione italiana, che comunque però dopo in Uruguay non hanno avuto tanta influenza, non sono rimasti, cioè è un gruppo importante, però la popolazione dell'Uruguay è più piccola da quella dell'Argentina, quindi è un gruppo che non è così importante. Poi vedremo i numeri nell'attualità della quantità di italiani che ci sono. Verso gli Stati Uniti invece la emigrazione di lavoro agli Stati Uniti si intensifica a partire dal 1870 soprattutto. Nell'81 ci sono 11.000 italiani che entrano negli Stati Uniti, ma dopo l'85 questa media sale a 35.000. Poi, cioè nel decennio 1885-95 35.000, nel decennio successivo
E la media annua, sì, cioè 4 volte di più, 130.000 entrate. E l'apice nel 1913, ovviamente con la crisi prima della prima guerra mondiale, 376.000 solo in un anno. Dopo il 1901, cioè gli Stati Uniti hanno avuto una politica particolare per ricevere l'emigrazione, non era come quella forse dell'Argentina, del Latino America, era più, America del Sud era più aperta, o non c'erano bisogno di tanti, di cumplire con quote per ingressare al paese. Invece negli Stati Uniti ci sono state delle quote per entrare, che poi dal 1901 ha cominciato sempre a decrescere il numero di italiani che potevano entrare, e a volte di solito uno arrivava e non c'era una quota per entrare, quindi toccava sempre tornare, c'era un rimpatrio alto. Dopo il 1901 ogni anno si spatriano mediamente mezzo milione di italiani. E il 40% si dirige negli Stati Uniti. Soprattutto loro, cioè gli italiani nell'America del Nord si concentrano nella città che hanno i porti, ovviamente, New York, Boston, Philadelphia, New Orleans, e poi si dirigono verso grandi centri industriali come possono essere Chicago o San Francisco nell'ovest, sì? Nella costa ovest. In questo periodo, beh, se assistiamo pure alla formazione delle Little Italies in tutti i quartieri degli Stati Uniti, che poi nella seconda parte di questo modulo vedremo infatti la segregazione e la formazione dei ghetti per la mancanza di integrazione. Sì. Comunque lo sviluppo di queste Little Italies porta sempre allo sviluppo anche di negozi, ristoranti, panifici, pizzerie, tutti proprio della Italia. E in questo periodo un dato importante che di solito nell'immaginario ovviamente c'è tutto questo movimento verso le Americhe, però la realtà è che quasi la metà degli italiani che emigrano continuano a recarsi in Europa. Perché nuovamente per una questione di vicinanza, sì, non smette di essere un destino privilegiato. In questi 40 anni dell'emigrazione di massa in Europa, gli italiani vanno soprattutto in Francia, nell'Austria-Ungheria, nella Svizzera, nella Germania. Gran Bretagna e Belgio, per esempio, non hanno un ruolo importante in questo tipo in questo periodo di emigrazione. Si trattava comunque di una migrazione stagionale, no? No, dipende, però la migrazione stagionale aveva un ruolo più importante da quella verso l'America, perché ovviamente il costo del viaggio era diverso, quelli che andavano in America ormai non pensavano. Il tasso, ovviamente, scusa, il tasso di ritorno di quelli che sono andati in America è comunque alto, quasi il 50, tra il 50 e il 40%, non subito, cioè quelli che andavano alla Francia. Forse andavano, lavoravano là, tornavano con i soldi, facevano degli affanni in Italia, cioè si acquistavano la casa in Italia, il terreno, la terra. Invece in America Latina, o in America del Nord, del Sud, quelli che sono andati e sono tornati non necessariamente lo hanno fatto subito o avevano in mente farlo. Questo era il periodo anche delle golondrinas, no? Delle rondinelle, Sì. quindi dei migranti stagionali che comunque andavano anche in America Latina e In America Latina non tornavano, no? sono. Posso? Sì. Ah, no, perché sapevo che in questo periodo, credo, ci fossero queste golondrinas che andavano e venivano dall'Italia Sì, per lo i che non lavori saprei, il stagionali. lavoro golondrino in Argentina non necessariamente il lavoratore tornava. Cioè, il Ah. problema era avere la persona lavorando per un periodo di alcuni mesi. Ma non necessariamente venivano tornavano in Italia per fare quel lavoro. Che comunque può darsi, possiamo cercare dopo il tasso de. No, spieghiamo cosa significa Le golondrina. rondinelle, Ah, sì. vero? Spiegalo. Sì, significa le Avrei. rondinelle, quindi queste persone che andavano e venivano dall'Italia per lavori stagionali.
stagionali, dovrebbe essere così, però non ne sono certa. Sì, si continua ad utilizzare il termine, diciamo, nell'attualità. Me lo segno per vedere quanti erano effettivamente. Tornando alle destinazioni, queste sono anche un frutto della trasformazione della professione dei migranti e dell'economia dell'epoca, no? Dal 1890 ci sono sempre più industrie grandi e piccole che cercano dei lavoratori, quindi in questo processo di industrializzazione i migranti coprono un ruolo importante. In Francia gli italiani lavorano soprattutto nelle fabbriche di semioliosi, di sapone, di vetro, di candele e nei cantieri navali, anche nella industria carbosiderurgica in Lorena. E l'emigrazione verso l'Europa, come nel periodo precedente, interessa anche soprattutto la regione del nord dell'Italia, sì. Tra il 1876 e il 1900 il Veneto invia 300.000 emigrati in Germania, su un totale di emigrati di 354.000. E poi ci sono anche le donne che coprono un ruolo importante per lavorare in Germania nelle cotonifici, sedifici, nelle cartiere. Abbiamo parlato che c'è una femminizzazione dell'emigrazione in questo periodo. Nell'ultimo secolo, comincia in questo periodo. Posso fare una domanda? Sì. No, volevo sapere, cioè nel senso volevo sapere, no, era più che altro una constatazione, dato che tra il 1861, quindi l'Unità d'Italia, e il 1901 come data ultima che c'era scritto lì sulla slide, ci sono state due rivoluzioni industriali negli Stati Uniti come in Europa, quindi secondo me le politiche che sono state attuate in Italia, cioè ovvero sono state attuate, voglio dire, quindi hanno favorito l'emigrazione del numero consistente della popolazione, cioè voglio dire la popolazione si spostava perché la rivoluzione industriale aveva attecchito sia negli Stati Uniti quanto nel nord Europa, mentre le politiche che sono state attuate in Italia o non sono state attuate, tipo il suffragio universale che arriverà molto tempo dopo, oppure una politica industrializzata collocata soprattutto nel nord Italia, quindi poche possibilità per i cittadini dell'Italia meridionale che ancora erano in uno stato di arretratezza dovuto all'Unità d'Italia, al post-Unità d'Italia, insomma. Quindi potrebbe essere anche per questo motivo, nel senso che poi sfocia tutto nell'esposizione a Parigi nel 1900 e quindi si spostano per questi motivi, credo. Sì, sì, si spostano per quegli motivi perché, cioè, ci sono due motivi di base, che c'è lavoro in una parte e non c'è da un'altra, no? Cioè in Italia c'è una situazione di povertà, di miseria, ma poi comunque il governo italiano cercherà di non farli immigrare. Cioè, fino ai primi anni del 1900 il governo italiano blocca la migrazione perché basicamente c'è un conflitto con i proprietari delle terre che non vogliono che la mano d'opera vada, comincia a essere difficile lavorare le terre con mano d'opera economica. E poi, infatti... Diciamo che è una situazione soprattutto politica. Cioè il fatto dell'immigrazione è una situazione, cioè un fenomeno sociale, coinvolge tantissimi aspetti, economico, politico, dal mio punto di vista è un insieme, ovviamente c'hai delle condizioni politiche che favoriscono alcune attività e non altre, poi pure dal punto di vista economico ci sono delle situazioni che non sono correlate con la politica, diciamo, non so, il progresso tecnologico di questa epoca, di questo periodo, delle vie di comunicazione. Negli Stati Uniti è il periodo nel quale comincia la gara per vedere chi fa il grattacielo più alto. C'è bisogno di molta manodopera, quindi arrivano
da tutte le parti d'Europa. Ma no, quello è sono diversi fattori che non solo politici, dal mio punto di vista sempre. Vuoi aggiungere tu un diverso? No, grazie al microfono. Lo accendete per favore? Sì, l'ho spento, sì, lo no, volevo solo, sì, penso che cogli un elemento decisivo, cioè prima da una parte l'Unità d'Italia, che è stato comunque un processo controverso a livello di proprio di omologazione del territorio, comunque di una certa coerenza, cioè l'Unità d'Italia ha approfondito la differenza tra nord e sud che non si è più risolta, almeno fino ai tempi recenti, ma comunque fino almeno alla seconda guerra mondiale direi, ma insomma anche più avanti. Abbiamo visto poi assieme qualche anno fa, non so se ti ricordi, proprio dei grafici anche a livello economico, di distribuzione della ricchezza, l'Unità d'Italia ha incrementato il gap che c'era tra nord e sud, tra centro nord e sud. C'è Nitti che ha scritto, ha raccolto appunto dei dati statistici su questo tema. E quindi io ho preso molto, diciamo, no, nel senso che ho detto politica, però la politica rientra anche gli aspetti economici, il brigantaggio, esatto, ma cogli un elemento secondo me decisivo nell'aspetto dell'immigrazione, perché questo approfondimento della crisi che è strutturale non può che favorire la fuga in qualche maniera, perché per motivi semplici di sussistenza, e dall'altra parte c'è il mondo industriale, che comunque negli Stati Uniti già sapevano essere una potenza a livello mondiale, quindi infatti i migranti credo che siano differenziati tra Nord Europa e Sud Europa, insomma a Nord andavano le fabbriche, credo, non so se è una politica specifica. C'era anche il problema, credo, degli anarchici, formale, che insomma anche nell'Emilia Romagna, che emigravano negli Stati Uniti, ma non solo, anche in Argentina, e quindi c'erano problemi sociali legati a comunque... sì, alla politicizzazione della classe operaia negli Stati Uniti, ma non solo, dovuta non solo agli italiani, ma in particolare, specialmente anche insomma, gli anarchici hanno giocato un ruolo importante in Argentina, per esempio. Sono ancora studiati gente, cioè, romagnola come Malatesta, perché comunque erano politicizzati, soprattutto in certe aree dell'Italia. Poi cioè, era un territorio profondamente frammentato, quello italiano, e anche culturalmente, no? Ma per ragioni storiche anteriori all'unità. E quindi anche l'industrializzazione gioca un ruolo, naturalmente, che poi si vedrà anche nei decenni successivi, tra nord e sud Italia, no? C'è questa migrazione di massa, comunque già negli anni 20 l'Italia del nord era un bacino industriale che insomma era collegato al nord Europa, Milano, Torino, poi di nuovo ieri avevamo parlato di Gramsci, Gramsci insomma aveva organizzato Torino, il consiglio operaio, c'è il biennio 19-20, 20-21 è chiamato il biennio rosso perché c'è stata una reazione forte della classe operaia e che insomma il fascismo nasce proprio anche in opposizione a questo tentativo di sradicamento dei rapporti di forza, comunque di ricomposizione. E anche qua, anche geograficamente, di nuovo tra il sud Europa e Italia intesa come sud Europa e il nord Europa e il settentrione, c'è sempre stato questo movimento, questa distanza, sia a livello industriale, ma insomma non solo, che poi anche oggi viviamo questa contraddizione, nonostante insomma, l'Europa, tutti i tentativi di rendere più lineare la cosa, però ancora Grecia, Italia, Spagna, questo sud Europa, no, fatica comunque, c'è questa relazione di forza geografica che non riesce in qualche maniera a ricomporsi. Qua avanti c'è spazio. Buongiorno. Sì, spazio in modo. Ho scelto, cioè ho. Penso che non ci sono più frasi dopo, che questa è l'ultima che ho scelto, però comunque quando uno fa la ricerca trova delle opinioni, degli argomenti dell'epoca sull'emigrazione. Poi che legga, leggi tu? Leggila, sì. Il regno di Napoli è finito. Il regno di queste genti senza speranza non è di questa terra. L'altro mondo è l'America, che ha per i contadini una doppia natura.
È terra dove si va a lavorare, dove si suda e si fatica, dove il poco denaro è risparmiato con mille stenti e privazioni, dove qualche volta si muore e nessuno più si ricorda, ma nello stesso tempo è, senza contraddizioni, il paradiso, la terra promessa del regno. Carlo Levi, Cristo si è fermato a deboli. No, mi è sembrata interessante questa frase perché è un po'... cioè adesso vedremo quando arrivano gli immigranti in quale condizioni stavano pure nell'America che era o l'Argentina, che erano le scelte migliori, tra virgolette, dove più persone andavano. E comunque, cioè, nonostante queste condizioni, se preferiva lo stesso andare, no? Cioè, se preferiva lo stesso partire. E... niente, sì. Si preferiva lo stesso partire perché... appunto, come dicevamo ieri, non si conoscevano le condizioni reali di vita. Sì. No, cioè, ovviamente penso che non si può fare una generalizzazione per dire che tutti sapevano le condizioni reali o tutti non le sapevano. Perché un papà che torna per cercare la sua famiglia, ovviamente le conosce le condizioni, sicuramente. Sì. O una persona che ha la famiglia, che le scrive dall'America... venite, che cioè, perché noi siamo qua e siamo messi così. La informazione sicuramente alcuni l'avevano di più, altri di meno, altri venivano truffati in questo contesto, no? Sì, però penso che forse relato con la situazione nel paese d'origine, da quello. È lo stesso che capita oggi, perché no, senso, io penso che a volte anche i familiari stessi egoisticamente mandavano messaggi sbagliati alla famiglia in modo da far sì che si creasse una comunità per limitare la nostalgia di casa. Anche sì, anche può darsi, però lo stesso che non so, io lo vedo molto, non è la stessa situazione più o meno. Ma oggi, quando arriva una barca dall'Africa alle coste dell'Italia del Sud, uno, cioè io almeno mi domando come deve essere la vita dall'altra parte del continente, che una persona rischia la vita per arrivare alla costa. Cioè, uno è qua e sicuramente pensa che non vale la pena venire, scegliere di venire qua, però per altri, d'accordo al paese d'origine, la situazione nella quale stanno, penso che la valutazione passa per quello, però sono diverse opinioni, diciamo. Appunto, qui veniva l'argomento dell'informazione che ricevevano i migranti. Perché ovviamente, come dicevamo, gli immigranti erano... venivano spinti dalla miseria, dalla speranza di un futuro migliore, in queste circostanze erano molto vulnerabili cioè vittime della ignoranza, pure dell'analfabetismo. Tanti casi abbiamo visto che nella Italia avevano dei tassi piuttosto alti di analfabetismo, c'erano degli sfruttatori di questa situazione. Lo Stato italiano si è perso, cioè ha... Dopo il 1900, come ti rispondevo, cioè ti dicevo prima, rispondendo alla domanda, lo Stato italiano blocca, cioè vuole proprio bloccare la migrazione dei contadini per una questione di manodopera nella propria Italia. E io particolarmente penso, cioè vedo questo periodo come una guerra tra i proprietari delle terre, delle grandi aziende agricole che avevano bisogno della manodopera e quindi chiedevano allo Stato di ritenere in Italia i contadini, e tutti i servizi, tutta l'industria che si genera intorno alla migrazione. Cioè perché ci sono, cioè, come ho detto, ci sono forze politiche economiche che vogliono spingere questa immigrazione perché c'è bisogno di avere gli italiani e altri nell'America, nell'Europa, tutte queste sono industrializzate. Quindi, prima del 1900 è questo il dibattito, no? Lo Stato italiano infatti fa delle circolari che dicono che vuole punire i sindaci che promuovono l'emigrazione dei suoi paesi, per esempio.
Ma dopo nel 1900 con la legge di immigrazione ormai l'atteggiamento, cioè la politica del governo cambia. Non so se dire che spinge proprio l'immigrazione, però la responsabilità che si prende lo Stato è totalmente diversa. Infatti le guide dell'immigrazione sono alcuni esempi che sono fatte tanto, tanto dello Stato italiano come degli Stati nel paese di destinazione che vogliono mettere a disposizione del migrante informazione sopra cosa fare, dove arrivano, cosa fare all'arrivo in Argentina, in Brasile. Infatti a Roma c'è il Museo dell'Emigrazione Italiana, non so se siete stati. Nel Vittoriano. Nel Vittoriano, sì, è una collezione. È una collezione molto interessante su tutti i dati, delle migrazioni italiane in tutto il mondo, e c'è una collezione importante di queste guide dell'immigrante in altri paesi. Infatti dell'Argentina particolarmente c'è una per ogni singola provincia, cioè l'Argentina è divisa in province come l'Italia in regioni, e c'è una per ogni singola provincia con le industrie che ci sono nella provincia, con cosa si può fare di accordo a dove si arriva. Poi solamente sta guida dell'immigrante nel Perù, cioè quanti immigrati italiani ci sono stati in Perù? Sì, non penso che tanti. Anche comunque ci sono anche delle associazioni pugliesi in Perù. Sì, ci sono, non è un numero significativo come in altro, in Colombia, cioè tutta Latinoamerica. Perù penso che deve essere uno che ha meno popolazione, perché la Colombia e la Venezuela hanno comunità molto più forti. Venezuela anche la comunità pugliese è molto grande. La comunità pugliese forse perché pure come la calabrese ha l'associazione, cioè le due. Penso che nel mondo forse i calabresi, pugliesi e i trentini o sono anche i campani, i lucani. No, ma voglio dire le associazioni che sono più presenti nel mondo. Siciliani. Siciliani non so se hanno. Le associazioni che sono presenti in più paesi di destinazione, quello perché sì. In Argentina, non so, Buenos Aires sicuramente può essere fuori di una comunità che non esiste, cioè in altri paesi, quello voglio dire. Allora, nel 1900, come dicevo, insieme a questo cambio nella politica del governo italiano di aiutare gli emigranti piuttosto che difficoltare l'emigrazione, c'è pure la monopolizzazione dello Stato, diciamo, della vendita, cioè dei servizi che offrono l'emigrazione, cioè i servizi di emigrazione all'estero, che prima erano più, cioè era più libero, diciamo, lo stabilimento delle agenzie. Nei porti c'è stato un florescimento, una crescita di tutti questi servizi, e a questa epoca, in questo periodo lo Stato esige una licenza, un'autorizzazione per offrire questi servizi, cioè dopo che si espande il mercato, no? E ormai in questa epoca ci sono una ventina di compagnie di emigrazione che offrono questi servizi. Allora, questo è il porto di Genova visto da Castelletto. Castelletto o Castelletto? Castelletto. In questo periodo c'è una crescita importante in quello che è il trasporto marittimo. Si sviluppano nell'Ottocento, si sviluppano quelli piroscafi a vapore. E questo ovviamente fa possibile, cioè, il trasferimento delle popolazioni più numerose, no? Cioè un numero più elevato, non solo una elite. All'inizio, cioè prima del 1900, molti italiani emigrano dagli porti europei, soprattutto nella Francia, nella Spagna, per questo problema del divieto di emigrare,
che non è mai così formale, no? Non è che c'è un divieto generale di migrare, però ci volevano permessi, ci voleva un'assicurazione, per esempio. Il governo in certi periodi esigeva che quello che migrava, che la persona che migrava avesse un respaldo, cioè soldi, una forma di provare che se tornava aveva i mezzi per tornare da solo e lo Stato non doveva prendersi carico del suo fallimento all'estero, no? Cioè, allora nel 1900, quando si libera l'emigrazione, ovviamente i flussi cominciano a aiutare lo sviluppo dei porti italiani. Il porto di Genova sviluppa il traffico verso il Sud America, il porto di Napoli verso il nord, è pronto in questi anni, supera, cioè subito cresce tanto che supera quello di Palermo, di Messina e quello proprio di Genova. Le partenze da Napoli sono soprattutto di uomini, adulti, bambini, e dopo il 90, del 93 con quello che parlavamo della rivoluzione, pure di gente qualificata, cioè dei professionisti, che sono sempre una percentuale minore. E negli Stati Uniti sono soprattutto individui singoli che si recano perché c'è bisogno, cioè gli Stati Uniti esige dei permessi per passare, cioè avere una persona là come contatto che ti ospita a casa sua, avere dei mezzi per mantenere, cioè per vivere da solo. E quindi sì, sempre era una persona, cioè il membro della famiglia che andava, e una volta stabilito la famiglia lo veniva a cercarlo. Comunque, questa folla di migranti nel porto ha pure un impatto su queste città, su Genova, su Napoli, che ovviamente non avevano l'infrastruttura per ricevere tutte queste persone che si arrivavano in città per poi aspettare non si sa quanto tempo fino alla partenza della nave. E, ovviamente la tutela e l'assistenza erano assolutamente scarse. C'erano le locande autorizzate dallo Stato per fermarsi, ma ovviamente non erano abbastanza. Lo Stato pure vicino a Napoli cerca la creazione di un albergo di emigranti per aiutarli, ma i testi dell'epoca parlano un po' come tipo a Palermo, scusate, non a Napoli. Parlano di questo albergo degli emigrati, casa degli emigrati, come tipo un carcere, una prigione. Quindi la partenza, che adesso vedremo che all'arrivo, durante il viaggio, era già difficoltosa, cioè non era proprio una crociera, già della Italia era proprio difficile. Il traffico verso Nord America era gestito dalle compagnie che erano più avanzate dal punto di vista tecnologico, più organizzate pure, era, però ovviamente questi piroscafi che abbiamo parlato, sono sviluppati in questo periodo, erano fatti per contenere tipo 700 persone, ovviamente viaggiavano più da 1000, sì, è uguale che adesso, diciamo, non è. Overbooking, sì. E ci sono stati molti casi, anche incidenti, molti. Sì, sì, molti incidenti famosi, purtroppo. Che quello che entra, infatti, quello conosciuto è quello del Titanic, dove ci sono stati parecchi italiani, però pure nella storia dei viaggi verso l'America, nell'Argentina, per esempio, si conosce molto quello del principessa Mafalda, perché è stato, cioè era un barco che ormai non poteva partire perché aveva dei problemi, è partito lo stesso, e nella costa del Brasile si è affondato con 300 vittime ufficiali e 700 vittime denunciate dal giornale, dal Clarín di Buenos Aires in quella epoca, che ovviamente è una lista che non si conosce,
Però va bene, come ho detto, il viaggio non era precisamente una crociera. Ovviamente tutti i migranti italiani viaggiavano nella terza classe in condizioni che non avevano nessun tipo di igiene. Le malattie erano frequenti, poi quando prendevi una malattia nel porto d'arrivo ti inviavano indietro in Italia perché eri malato, cioè dipende di cosa ti prendevi, no? Negli Stati Uniti ti mettevano in quarantena, cioè dovevi essere 40 giorni aspettando di guarire. E poi il tasso pure di quelli che decedevano durante il viaggio era alto. C'è un diario di bordo di un piroscafo partito dall'Italia nel 1905, nel quale si registra che su 600 persone che erano a bordo sono morti in viaggio 45 decessi, cioè 45 persone, 20 per febbre, 10 per malattie broncopolmonari, 7 per morbillo, per influenza altre 5 e 3 per incidenti in coperta. E questi numeri erano abituali in tutti i viaggi, no? Cioè sono in questo caso tipo il 7% dei deceduti. Va bene, allora, questo è l'arrivo negli Stati Uniti, nel Brasile e nell'Argentina. Sicuramente avete sentito parlare della isla, la isola Ellis Island, nel Golfo di New York. Era ancora adesso un icono dell'emigrazione. Eppure alberga il Museo della Immigrazione negli Stati Uniti, un museo anche molto interessante. Ha pure un banco di informazione, un archivio molto importante su tutti gli arrivi a New York, ai porti della zona, a partire dal 1860. Cioè, ormai ha dati di quando che non c'erano. L'Italia non registrava chi partiva, ma non registravano chi arrivava, quindi un archivio molto importante per questi flussi, per questo fenomeno. E, ormai sì, l'arrivo a Ellis Island è tipo è una cosa. Qualcuno ha dei parenti? Che sono, non ho domandato quando ho cominciato. Che sono, non per Ellis, diciamo, parenti che sono partiti per le Americhe. Quasi. Sì. Per le Americhe no, le verranno tutti generalmente in passaggio, i nonni in Germania. Sì. E io sono andata a trovare la mia famiglia che viveva a Washington. Sì. Per dei cugini di mia nonna. Sì. Ah. E come li hai trovati? Li hai in contatto? No, non avevamo nessun contatto, solo che giusto in quel periodo mia madre che dopo aver ascoltato tante storie di emigranti salentini in Argentina, dopo sono andata negli Stati Uniti e finalmente ho conosciuto la mia famiglia. E praticamente è stato un caso perché da quando vivevo all'estero mia madre tipo smanettava su Facebook e si è messa a cercare tutta la settima generazione che viveva all'estero ed è riuscita a trovare insomma queste persone e quindi mi hanno ospitata lì. Loro non avevano nessun contatto e non erano mai stati in Puglia e quindi insomma ho ritrovato delle foto di mia nonna quando era piccola, insomma si sa tutte queste cose. È stata un'esperienza molto toccante, almeno per me, poi che studio questi temi. Ah, ma è sempre una situazione che uno si sente. Sì. Sì. Cosa? Qui vuole il microfono. Anche il mio bisnonno è partito dall'Italia, è andato in Brasile. In realtà sappiamo che ha provato. È andato inizialmente agli Stati Uniti, però non gli hanno lasciato scendere, quindi è andato poi in Brasile. E è interessante perché lui è partito di un paesino qua vicino, nella Puglia, che è Torre Santa Susana. E è partito lui, suo fratello, dopo, tipo lui è arrivato prima, poi suo fratello è venuto, però una sorella è rimasta qua. E quindi diciamo una parte della famiglia ancora qua. In realtà è solo un cugino di mio nonno che è l'ultimo della famiglia che è vivo ancora, novantenne ormai.
Però è stato carino perché questa volta sono riuscita a trovarlo e è successa la stessa cosa, ho visto tutte le foto di famiglia, tipo foto di mio bisnonno, foto poi anche di del fratello di mio nonno quando è nato in Brasile, hanno mandato una foto qua in Italia e abbiamo visto nella casa qua a Torre Santa Susana. È stato molto emozionante. Sì. Io invece quando sono andata al paese, la mia famiglia materna è un paese vicino a Cosenza, non ho trovato, cioè non c'era nessuno perché la famiglia quella più vicina erano tutti partiti per l'Argentina, però sì, tutti avevano lo stesso cognome, cioè gli stessi cognomi, quindi cioè, parlavo con le persone, sicuramente cioè, sei un cugino, sei un qualcosa, cioè un parente lontano ovviamente. Nel mio caso cioè, tutta la famiglia di mio padre è emigrata emigra da almeno 3-4 generazioni, cioè, ma nel mio paese era comunissimo che rimanessero solo le donne a casa e gli uomini partissero. Ma infatti Il mio bisnonno è tornato, però cioè, il fratello di mia nonna non è mai più tornato, cioè non ha mai più visto i suoi genitori, per esempio. Ed era talmente comune che si parla di un fenomeno che non so se conoscete, il fenomeno delle vedove bianche, donne che rimanevano appunto senza marito ad accudire i propri figli in condizioni che magari sfioravano l'impossibile, cioè nel senso povertà estrema, poi una donna sola in una società maschilista, cioè sì, distrugge qualsiasi equilibrio sociale. Sì, sicuramente avevano. Cioè, quindi anche l'impatto che queste migrazioni potevano avere sul territorio di origine, cioè, paesi spopolati, cioè senza privi di manodopera, privi di uomini, cioè nel senso di. Sì, bimbi e donne. Bodini ha scritto qualcosa sulle vedove bianche. Bodini, un poeta salentino. E mi sa, se non mi sbaglio, c'era un verso di una poesia che diceva: è terra di vedove bianche che vestono vesti nere come vedove vere. Quindi cioè, anche qui queste persone andavano comunque vestite sì, con gli abiti neri perché cioè, alla fine gli uomini partivano e non sapevano se li potevano più rivedere. Sì, sì, sì. Ma è interessante quello che dice, che ha detto, che ha menzionato sull'impatto nella popolazione locale pure. In quel caso raccontato da Victor, i mariti partivano non per sostenere la famiglia poi d'origine, cioè per rifarsi una vita e perché no, dipende. Soldi a casa con le rimesse, no? Però comunque dopo quando vivevano lì a volte scusa se ho risposto io. No, a volte si rifacevano una vita e Sì, a volte sì, poi non tornavano più, quindi non si sapeva più niente di queste persone. Ah, ma poi alcuni continuavano a scrivere, altri. Pure pensa che le comunicazioni non è che erano. Quindi forse non so, hai perso. Immagino io, si perde una lettera. Mio nonno prende ancora la pensione di quando è stato in Francia, vuol dire. Prende la pensione di quando è stato in Francia, perché è andato in Francia e mandava i soldi qua ai figli per mantenere la famiglia. E comunque le hanno riconosciuto. Sì, no, in realtà è un'epoca, un periodo nel quale non c'è, cioè la comunicazione non è quella di oggi e poi, non so, penso che le storie saranno talmente diverse. La mia famiglia invece è andata in Argentina nel 1924 e poi per esempio hanno dovuto tornare in Italia perché la mia bisnonna le ha preso un problema di salute, doveva farsi un intervento chirurgico che non lo poteva fare in Argentina e quindi sono rientrate in Italia per altri, ma tutti insieme sempre, penso che non è la storia più abituale di muoversi, cioè sono mossi così. Però bene, quindi tornando alla isola Ellis, sì, la situazione di quelli che arrivavano era pure. Infatti nel registro online, nell'archivio, ci sono pure
i contatti di quelle persone, cioè quando un immigrante arrivava, chi era la persona di contatto, qual era l'indirizzo, dove abitava, fino a quando trovava una sistemazione diversa. Quello è molto interessante, perché cioè, pure per fare delle ricerche è utile. E, ovviamente nella isola era un trattamento differenziato, quelli che erano di seconda classe, quelli di terza classe, quelli passeggeri di prima no, però quelli di seconda non passavano per la isola Ellis, però perché erano, cioè, li revisavano, si dice? Controllavano sui barchi, poi li facevano scendere nel porto di New York, ma invece quelli di terza classe erano condotti con altre barche più piccole fino alla isola, dove facevano i controlli sanitari, e poi se potevano, se questi controlli andavano bene, facevano pure tutte le registrazioni. Eppure qua era il problema, cioè qua avevo il problema delle quote. Si controllava che ci fosse spazio, diciamo, dentro per la quantità di italiani. È divertente, no? Come cambia la condizione di un calciatore che va negli Stati Uniti all'inizio del Novecento e la condizione di un contadino. Di un calciatore? Nel senso che comunque la ricchezza fa il microfono. No, vabbè. Ha finito. Sì, no, eppure sicuramente, cioè, quelli di prima, di seconda classe, non è che avevano problemi per le quote. E se avevano dei problemi, lo sapevano prima di partire. E quello pure si vede dove? Nel Smithsonian, nel museo di Washington, c'è una parte dedicata alle migrazioni degli ebrei negli Stati Uniti. E là si racconta come... cioè che ovviamente non l'emigrazione di massa, alcuni casi specifici delle guerre mondiali, dove le famiglie che volevano, cioè che lasciavano l'Europa perché sapevano che c'era un problema importante, cioè per le persecuzioni tutto, e ormai nelle ambasciate negoziavano il fatto di avere o no un posto, una quota per entrare in America. Negli Stati Uniti c'è fatto un caso che è molto molto sconvolgente, si dice, molto emozionante, di una donna ebrea che non poteva, cioè non ne facevano entrare le figlie, penso, perché non c'era quota, non c'erano proprio posti per loro. E come ho detto, dopo il 1900, questa situazione del 1911, penso, negli Stati Uniti, questa situazione delle quote comincia a essere ancora sempre più peggio, cioè c'è sempre meno spazio. E in questo, nella isola Ellis, c'erano due problemi particolari, cioè no, problemi di solito era che alcune malattie facevano che gli italiani venissero respinti, come per esempio avere difetti psichici, cioè malattie psicologiche, sì, mentali. Quello ormai ti costringeva a tornare, perché non accettavano le persone con malattie mentali. Pure, come si dice, con ritardo? Sì. Ritardo. Cioè, quindi una famiglia che magari partiva con un figlio malato, cioè doveva rientrare tutta la famiglia. Sì. Le donne sole non potevano entrare negli Stati Uniti, manco se erano fidanzate, cioè dovevano essere sposate. La isola Ellis funzionava come un posto per fare i matrimoni, per celebrare i matrimoni. Sai che hai visto la scena di Nuovo Mondo, sì, le donne, sì, che si arrivavano lì e cercavano marito. Sì. Eppure ci sono altre che invece arrivavano con un marito, cioè ormai, come si dice, arreglato, cioè un marito per procura, sì. Grazie, sì, che avevano il marito per procura, arrivavano alla isola Ellis e poi questo uomo non le piaceva la donna e la lasciava nella isola, cioè bloccata proprio là, perché non le era piaciuta, era brutta per lui, quindi la bloccata. Se non piaceva l'uomo, comunque doveva... La donna si sposò lo stesso, sì, sì. Ed erano pure un problema, diciamo, i minorenni che arrivavano soli, che erano tanti,
che dovevano trovare i garanti o essere adottati, eppure la isola funzionava come un registro civile, cioè come per fare le adozioni. Ma era un servizio fatto direttamente dalle istituzioni? No, infatti l'istituzione, cioè il governo degli Stati Uniti non è che promuoveva questi servizi di adozione, cioè tu potevi registrarti là. Invece c'era a New York la società San Raffaele, che era stata fondata da Monsignor Scalabrini. Monsignor Scalabrini era il vescovo di Piacenza, se non ne sbaglio. E che ha fatto un lavoro importante in materia di associazionismo all'estero per gli immigrati, pure in Italia. Il lavoro religioso di carità, ma all'estero hanno fatto tante associazioni per aiutare gli immigrati italiani. Però oggi funziona, almeno in Argentina funziona sì. Bene. Sì. Come si dice, l'ordine dei padri scalabriniani, no? Scalabriniani? Sì. Non lo so. Nella Boca. Sì? Cioè, sì, la comunità, e quindi adesso vabbè, ci sono gli immigrati che vengono da altre parti, Latina, e loro sì. Li ospitano lì. Sì, sì. Sì, hanno lavoro, sì, cioè, diverse attività. Sì. Di accoglienza. Sì. Ma precisamente queste associazioni che adesso continuano a funzionare sono nate in questo periodo, nel periodo dell'emigrazione italiana. A Buenos Aires, altro esempio, è l'Ospedale Italiano. Sì. L'Ospedale Italiano è una società di beneficenza che è nata fatta dagli italiani per avere un servizio di tutela della salute, e funziona ancora oggi. Adesso è un ospedale privato, no? E il fatto di essere italiano non ha nessun tipo di, cioè, non cambia niente, sì, non hanno un vincolo speciale con la comunità a Buenos Aires. Cioè, c'è un'associazione per gli italiani indigenti ancora adesso? Dell'ospedale italiano? Non so se no, cioè. Passate il microfono. È una società di mutuo soccorso sì. Che si occupa proprio degli italiani indigenti. In realtà non lo so se funziona, non so se tu lo sai. Non so se funziona, però italiani indigenti in Argentina adesso sì. No. È collegata con il Circolo Italiano e quindi sì. Lavorano, sì. Però non lo so se funziona. Penso che forse fanno un lavoro più generale, diciamo, italiani indigenti adesso, non penso che... Ce ne sono, nel senso delle persone magari anziane che hanno difficoltà economiche. Sì, che hanno difficoltà economiche, quello sì, sicuramente. No, però voglio dire che dal punto di vista, in questo periodo l'ospedale italiano è nato precisamente come c'è una società mutua tra italiani, adesso ormai è un ospedale privato. Non ha manco, per esempio, dei convegni con il governo nazionale per garantire la tutela degli italiani all'estero, per esempio. No. Cioè, si è promosso in un periodo, adesso non c'è più. Però l'italiano è rimasto solo il nome, infatti. Sì, non so se i proprietari, infatti. Cioè tutta la storia dell'ospedale italiano. Ormai un'istituzione, diciamo, con una storia riconosciuta. Però, pure perché è un problema. Sì, penso che forse puoi fare attività per tutelare gli italiani che sono là, ma soprattutto se fai dei convegni con il governo, cioè farlo funzionare come una pubblica sanità qua, per esempio, all'estero, volendo, no? Però tanto ospedale funziona come tutti gli ospedali in Argentina, le stesse regole, le stesse regolamentazioni, non è? Allora, negli Stati Uniti la società San Raffaele si prendeva in carico precisamente questi problemi, no? Cercava delle famiglie che volessero tutelare, adottare i minorenni per non essere espulsi. E poi pure seguiva i casi delle donne che arrivavano pure sole in difficoltà. Quella foto è di Edoardo Corsi, era direttore della Isola Ellis a partire dal 1931, che forse si può dire
che è stato il periodo peggiore per l'immigrazione, cioè una valutazione mia, il periodo peggiore per l'immigrazione negli Stati Uniti, perché con la crisi degli anni 30 le frontiere si sono chiuse molto di più da quello che si erano già chiuse prima, no? Prima c'erano delle quote ancora, però negli anni 30, un po' prima, e poi abbastanza tempo dopo era molto difficile entrare negli Stati Uniti. Edoardo Corsi ha pubblicato un libro, cioè fu nominato dal presidente Herbert Hoover come direttore di Ellis Island, e ha scritto un libro che si chiama All'ombra della libertà. E in questo libro lui racconta diverse storie di immigrazione nella isola Eli e come era difficile gestire o prendere alcune decisioni, no? Perché racconta infatti il caso di una bambina russa, non so come si pronuncia, di una bambina russa arrivata nel 1914, quindi proprio un'epoca complessa per l'Europa, e la bambina che doveva raggiungere alle madri, alle sorelle e al padre, che... No, scusate, per raggiungere il padre con la madre e le sorelle, no? Il padre era arrivato 2 anni prima e aveva già una casa, una vita là, e quindi è mandato a portare il resto della famiglia, no? L'American Dream. E questa ragazza russa soffriva di un ritardo mentale. E d'accordo alle leggi degli Stati Uniti, lei non poteva essere accettata dentro il paese. Allora la commissione medica, cioè, ordina di essere respinta, sì, di tornare nella Russia. E ovviamente non ancora. Ovviamente era una situazione molto delicata per la famiglia. E quello che si lamenta Corsi nel suo libro, lui dice che le persone che avevano collera, che avevano febbre, di diversi tipi di febbre, peste bubonica, erano solo separate dalla massa per una quarantena dai primi giorni che arrivavano, ma quelli che erano epilettici, che erano dementi, che soffrivano di tracoma, erano allontanati dal gruppo. Erano detenuti per mesi prima di essere rimpatriati, cioè fino ad avere un posto per essere rimpatriato. Allora, in questo caso questa bambina, Corsi è riuscito a chiedere alla commissione medica di lasciarla entrare negli Stati Uniti con la condizione di fare dei controlli regolari, ma per 11 anni l'hanno seguita, cercando di farla tornare, nonostante lei aveva fatto dei progressi importanti. Comunque alla fine è riuscita a rimanere, no? Lui racconta pure le storie di queste donne sposate per procura che arrivavano nella isola e che poi erano abbandonate perché i mariti non le volevano. Racconta pure la storia di un giovane chiamato Lorenzo Di Renzo, un giovane, arrivato pure nel 1914, mentre scoppiava la prima guerra mondiale, è respinto per le sue tendenze politiche, che non si specificano quali fossero, però era pure anni di paura, no? Dentro degli Stati Uniti. Allora lui racconta testualmente: il ragazzo si vide crollare il mondo addosso. Le guardie di Ellis Island lo avevano condotto sul transatlantico francese Lorraine la notte del 7 luglio. La mattina dell'8 luglio, alcuni attimi prima che il Barceló salpasse, disse ai compagni che avrebbe voluto morire piuttosto che ritornare in Italia. Dopo aver detto così, premio il griglietto, pose fine alla sua vita. Tantissime storie che lui racconta di questi tempi, e infatti la nominazione di Edoardo Corsi come
capo di questa isola, è stata considerata un trionfo degli italiani, della comunità italiana negli Stati Uniti, perché lo stesso Corsi era stato arrivato nel 1907 con la sua famiglia, un anno nel quale negli Stati Uniti c'erano 1200 stranieri, cioè sono arrivati un milione 200.000 stranieri in cerca di fortuna. Quindi in mezzo a alcune decenni nel quale gli italiani hanno sofferto tanti episodi di xenofobia negli Stati Uniti, Edoardo Corsi è stato una figura importante per riconoscere la comunità. E quello la sua preoccupazione era sempre quanto era difficile dalla sua posizione, cioè dal suo background, dalla sua storia, da una parte che capiva perfettamente qual era la difficoltà di emigrare, ma pure dal suo incarico, che era precisamente far rispettare le regole, cioè le regolazioni migratorie, l'arrivo a Ellis Island, quanto era difficile tenere insieme il rispetto delle regole, ma pure il rispetto dell'uomo. Allora, per finire questa parte, l'arrivo negli Stati Uniti era caratterizzato dalla isola Ellis, ma poi due casi particolari sono pure quelli del Brasile e quella dell'Argentina, dove gli immigrati erano accolti. Nel Brasile l'accoglienza e gli uffici di collocamento degli immigrati erano proprio erano due città, Santos e São Paulo, erano peggio organizzate per l'accoglienza rispetto a quelli degli Stati Uniti, ma molto diversi, perché negli Stati Uniti avevi proprio un limite che devi passare, cioè devi passare per la isola per entrare, no, nel paese. Nel Brasile fino al 1891 gli immigrati erano alloggiati nel Ilha das Flores, si pronuncia così? Ilha das Flores, che era una zona nella baia di Rio dove ormai la febbre, le peste decimavano gli immigrati che arrivavano. E invece nell'Argentina erano accolti nel conosciuto Hotel de los Inmigrantes, che è stato considerato un caso interessante di accoglienza, perché veramente era un posto che funzionava. Con le sue limitazioni, la situazione di quelli che arrivavano non era quelli di quelli che arrivavano nel Brasile, erano molto più trattati meglio alla fine. Un albergo che poteva contenere e conteneva fino a 4.000 persone, dove per esempio nella prima, la prima foto sono i letti, la seconda sono l'hotel, la terza sono delle lezioni per le donne, per fare i mestieri di donne, della epoca, che mentre stavano, nel periodo che erano là nell'albergo tutte le famiglie, mentre l'uomo cercava una collocazione tramite l'ufficio del lavoro, le donne invece erano istruite, facevano i mestieri e quelle più piccole venivano istruite su cosa fare a casa. E infatti le due foto di sotto sono le donne con le mestieri e gli uomini nell'ufficio di collocazione. E niente, questa è un'altra foto che infatti la volevo far vedere solo perché per un dettaglio mi ha chiamato l'attenzione le indicazioni in fondo, no? Dice, non so se riuscite a leggere, no. Il trasporto dei bagagli degli emigranti è gratuito, però è scritto in tante lingue. Prima lo spagnolo, italiano, francese, inglese, tedesco, penso. No, sì. Secondo nello italiano, quindi ormai era proprio, sì. No, niente, in realtà l'ho scelta perché mi è sembrata, non abbiamo i testimoni dell'epoca, non abbiamo registrazione dell'epoca, niente più, però
alla fine significa che li stanno, cioè che vogliono comunicare con delle persone che forse arrivano e non sanno lo spagnolo. E che vuole leggere. Sì, no, vabbè, quello che colpisce, cioè, microfessi. La cosa che mi colpisce di questa foto è il fatto che comunque le persone si portano dietro la casa. Cioè, guardate lì, cioè era un viaggio senza ritorno, loro lo sapevano. Sì. E comunque sarebbero andati via per sempre. Soprattutto c'è pure la programmazione. Cioè, rispetto alle migrazioni di adesso, appunto, c'è la programmazione, tu ti programmavi e partivi. Ma adesso parti, fondamentalmente scappi, non c'è manco i documenti quando arrivi, quindi. Sì, penso che cioè, che dipende pure la situazione attuale, il costo di emigrare. Il costo di emigrare adesso io penso sia più basso. Cioè, alla fine non sono decisioni così irreversibili come erano in una. Cioè, sì, non so. Sì. No, 5.000 dollari per arrivare dall'Asia, a volte 7.000. Ah no, ma i migrati, sì sì no, ma io pensavo più a noi, che cioè, no, io che ho deciso di venire. Ah sì sì, no no, quello, sì sì sì, no, lui parlava, non ho capito bene io. Ah sì, no no, sì sì, da quel punto di vista sì. Ci parlavamo stamattina che c'è circonvenanza anche in Siria, c'è qualcosa d'altro. Mi sono battuta. Ma devi aspettare il microfono. Che raccolgono soldi per migrare, tipo in Siria, ma non solo, però da tutte le famiglie che raccogliono, non solo dai genitori, ma anche dagli zii, raccolgono per uno, danno tutto, no? Tutte le energie per questi viaggi, poi forse ancora meno sicuri che questi qua, no? Sì, spesso partono da lontano, tutti questi itinerari, no? Con veramente decine di frontiere, di ostacoli da superare, no? È lo stesso come in Messico, per esempio, no? Che partono e prima di arrivare al confine devono superare tanti di quegli ostacoli, ma che significa la vita spesso, no? Dove rischiano e comunque impiegano tutte le energie, anche tutte le risorse economiche e familiari, quindi c'è veramente. Forse la parte più pericolosa è la parte della frontiera. Sì, certo. Ci riferiamo ai deserti, al Sahara e al deserto che divide gli Stati Uniti del Messico. Cioè, sì. Anche quelli sono ostacoli naturali, cioè a volte c'è gente, sì. Cioè, la gente muore nel deserto, però nessuno lo sa. Avete visto Mare Nostrum? Il documentario? L'hai visto? Sì. Cioè, molto. Sì, è molto forte. E infatti non l'ho messo nel programma perché era troppo lungo e fa comunque più sentimentale, se si vuole, pure, no? Perché racconta le storie delle persone, cioè da un punto di vista umano, no? Le storie di quelli che sì, che viene uno, quello principale, diciamo, quello che ha la figlia in Italia. Cioè, incredibile come si. Cioè, la famiglia in Italia, lui è. Non so dove, non so se sia nella Siria. No, nella Siria no. Non mi ricordo in quale paese. Però, cioè, totalmente bloccato per venire in Italia e stare con la famiglia. Sono storie più umane. E poi c'è un altro film interessante sulla frontiera con il Messico, negli Stati Uniti, che l'ho visto a Torino. Infatti, prima che cominciasse la caravana per No. Posso consigliare, sempre parlando di migrazioni, il film Babel, che secondo me, cioè, fa capire tanto, no? Come cambia l'essere cittadino messicano rispetto all'essere cittadino americano. Sì. Sì, sì. E poi comunque, se vi posso chiedere un favore, magari se riuscite a raccoglierci tutta la bibliografia che avete, tutti i documenti, così li distribuiamo. Sì, tutte le slide comunque. Sì, sì.
Però, no, che la ricognizione magari quando si parlano tante cose, giusto, no? Si accenna, poi magari se uno si chiede da dove vengono, no, rimane a riferimento. Sì, comunque anche Ottavio Paz, cioè, un paragrafo del Labirinto della Soledad parla dei messicani, nel che è bellissimo, non ricordo come li chiama. Chicanos. Com'è? Chicanos, no. Sì, mi sembra di sì. Che so, è bellissimo come paragrafo. Avevamo anche volevo vedere un video che è di un giornalista che ha 34-35 anni, che vive nella Città del Messico, ma collabora col Fatto Quotidiano, non so se si trova in italiano, e si occupa molto di questo. Ma si occupa del tema della frontiera tra Messico e Stati Uniti, che secondo me è interessantissimo sotto molti punti di vista, è una cosa di una tragicità immensa e di una veramente sanguinosa. E secondo me mi sono occupato proprio gli ultimi mesi del tema, è veramente interessante quanto è legato a tutto, no? Queste barriere veramente insuperabili, dove comunque c'è un'intenzione, insomma, dove cioè, passano, sono allo stesso tempo, da una parte sono militarizzate, quindi no, qua non si passa, però dall'altra parte è evidente che c'è un'intenzione di fare, insomma, di passare attraverso l'illegalità, che poi si trasforma in tutta un'economia del sommerso, di tutto, no? Oltre la frontiera. E sul tema si è sviluppata una narrativa che è chiamata quella dei Chicanos, che sono questi messicani che vivono negli Stati Uniti, spesso al di là della frontiera. Anche qua c'erano fenomeni prima di un passaggio temporaneo, con lavori stagionali o comunque di un mese, poi anche attraverso l'amministrazione Bush che ha militarizzato ulteriormente la frontiera, quindi ha creato l'effetto opposto di nuovo, però anche una radicazione, perché un radicamento di questi immigrati che una volta che riuscivano incredibilmente a passare la frontiera, dopo mille peripezie, poi non riuscivano più a ritornare indietro. E quindi insomma c'è tutta questa letteratura che è interessantissima, c'è un lavoro che penso che sia del 2000, sia prima del 2000, che è di una critica letteraria che si chiama Gloria Anzaldúa, che è deceduta. Che si chiama proprio La Frontiera, il suo lavoro insomma, più grande, ed è veramente interessante perché anche a livello linguistico insomma, si crea una lingua nuova e contaminata, una letteratura veramente profonda e interessante, che non viene riconosciuta perché è anche un inglese abbastanza contaminato, quindi no, non è nei premi letterari, cioè, tutta questa cosa della stratificazione anche, no? Dei canoni linguistici. E vabbè, una battuta diceva che la frontiera tra Messico e Stati Uniti è dove il terzo mondo incontra il primo e sanguina. Che insomma è un'immagine molto, no, suggestiva, evocativa. Beh, la frontiera con gli Stati Uniti è forse uno dei casi, cioè il caso più importante. Sì, sì. Beh, a livello globale. Cioè, infatti adesso non si sentono tanto, ma prima, qualche anno fa, sentivano dei gruppi che uccidevano gli immigrati che trovavano nella frontiera. Ma c'è perché? Video che volevo, che insomma, di quel giornalista, c'è proprio tutto il percorso, che è simile a quello africano, che partono, c'è un discorso di sfruttamento, che passa per il rapimento, per il riscatto. E li utilizzano per passare la droga, cioè, approfittandosi. Ma pure non solo sono questi gruppi patriottici che difendono le frontiere degli immigrati illegali, li uccidono proprio, cioè, nella frontiera dalla terra degli Stati Uniti. E pure la Border Patrol, cioè la polizia della frontiera degli Stati Uniti, ha permesso ormai per fare quello che gli pare. Lavoravo in un giornale che era degli Stati Uniti e uno dei giornalisti aveva una sezione che l'aveva chiamata zona libera di costituzione, riferimento alla frontiera, e lui raccontava, abitava là, raccontava tutti i casi, diciamo, dei poliziotti che uccidono dei ragazzi, e che poi è una, come si dice, un caso che si ripete sempre, no? Dei poliziotti che uccidono ragazzi messicani oppure latinoamericani che tentano di passare la frontiera, che li uccidono senza nessun tipo di minaccia, perché i ragazzi non è che hanno un'arma o che cercano di fare qualcosa, cioè potrebbero tranquillamente arrestarli. C'è un film, un B-movie, Machete.
comunque a trattare, sì. In modo sarcastico, così, sì. La... Se lo volete vedere comunque. Sì, è vero. Però e poi i poliziotti dicono che i ragazzi stanno buttando delle pietre contro, contro gli ufficiali. Aspetti, mostra proprio come li aspettino, sì. Lì, già sanno. Sì, sì. E li sparano. Si sparano. Poi la cosa più triste è che non solo fanno questo, ma che il governo non fa un tipo di inchiesta contro la Border Patrol. Cioè, fanno... non ti fanno sapere i nomi di cui furono quelli che, cioè dei poliziotti, e non fanno nessuna inchiesta poi per sapere cosa è successo veramente, sempre si chiude il caso come se fosse vero quello che dice il poliziotto, no? È un patrone, cioè, non so. Un modello, sì. De... Questo succede anche in Europa, no? In Libia, in Spagna. Zapatero faceva sparare a vista. Perché poi queste persone dove? Non es- dove? A Melilla, il confine della Spagna. Sì, sì, sì. Si vede il Marocco, cioè è veramente a due passi. Giravano. Sì, l'hanno allungato ancora di più. Girava questa foto in questi giorni su Facebook. Il campo del golf. Di questi ragazzi cercavano di scavare su un campo di, che dava su un campo di golf. Sì. La gente giocava a golf. E la Spagna non ha delle leggi precise su questo, su, cioè... Nessun paese, perché conviene non avere leggi precise. Perché è riconosciuto comunque il reato di immigrare, cioè immigrare in maniera clandestina è un reato, per come in Italia, per cui poi c'è tutto il discorso di diritto internazionale. Sì, infatti nei documenti dell'Unione Europea, quelli che ho presentato ieri per esempio, l'Unione Europea parla sempre di migrazione legale. Cioè, quando si riconosce, per esempio, l'Unione Europea parla dei benefici economici o di altro tipo, della diversità, quello che vediamo ieri sulla migrazione, sempre accanto alla parola migrazione c'è legale. Sì, non c'è mai, sì, non c'è mai un riconoscimento al fatto... se capisce comunque, no? Ovviamente devono avere certa coerenza nelle azioni, però quello è pure una, dal mio punto di vista almeno, è una domanda da porsi, cioè l'immigrazione illegale pure porta dei benefici, cioè l'immigrato illegale comunque contribuisce all'economia, alla società. Quello illegale ancora di più. Il dispositivo della... Questo tipo di immigrazione così, un esodo, non esiste più. Cioè, nei confronti di queste persone c'era anche molta compassione, molta... tutto il discorso che si fece, no? Dipende. C'è già quel cartello... Potresti sì, farla il paragone con un centro d'accoglienza, sì, qua, sì. Sul Mediterraneo. Ma a parte che non ci sono foto su quello che succede, ma il centro di accoglienza già... Non sono anche tutto. Sì. Però allo stesso tempo c'è da dire che il governo argentino in questo caso non vedeva persone, vedeva soldi, cioè gente che comunque doveva andare a lavorare la terra per poi esportare i frutti, i prodotti in Europa, cioè nel senso... Sì, ma comunque penso che, tornando all'argomento dell'Unione Europea, il parlare sempre di benefici dell'immigrazione legale contribuisce a questo immaginario di che l'immigrazione illegale... o irregolare, se volete, la causa di tanti problemi che ha la società. Per esempio, i servizi pubblici non bastano perché ci sono gli immigrati irregolari, quando infatti nessun immigrante irregolare va in questura, o perché c'è, cioè, un ospedale, difficilmente. Io volevo fare una battuta riprendendo una frase di Octavio Paz, che diceva che appunto i messicani discendono dagli aztechi, i peruviani dagli Inca e gli argentini dalle imbarcazioni. Sì. Questo per introdurre anche un argomento che ha menzionato Simone sulla contaminazione linguistica sulla costa del Rio della Plata, che è il lunfardo, sì, che è un gergo, poi ne parliamo, diciamo che ha una contaminazione dei dialetti regionali italiani incredibile. Si unisce lo spagnolo sovrapponendolo a dialetto
salentino, piemontese, veneto, tutto. C'è di tutto e di più, ed è un incontro di lingue e culture incredibile. Sì. Potremmo anche... Sì, è una fusione, pure il tango, che è la musica più famosa, cioè più caratteristica del Rio de la Plata, della zona del Rio de la Plata, è una musica italiana, spagnola, africana, è proprio un mix, perché è nata precisamente dagli uomini che aspettavano nei prostibuli, alle prostitute, quindi si mettevano a suonare tutti insieme, erano di diverse nazionalità. Anche con la musica del porto, no? Dove sono incontrate, sono passate tutte. Cioè, che nasce questa cosa proprio dal porto, no? La musica che viene dal porto, da prima gli schiavi, i ritmi, quindi, no? Penso che la parte africana sia la parte ritmica. Sì. E poi insomma tutta la parte italiana con la canzone, cioè il rapporto con la melodia napoletana, sì, questi testi veramente patetici e bellissimi anche linguisticamente, comunque sempre smielati e no? E sempre tutti eccessivi. Cioè, proprio che nasce dal porto, da questi movimenti, no? Il lunfardo era proprio la lingua, diciamo, un vocabolario. Che si utilizzava per cantare tango, cioè nelle canzoni del tango. Sì. Ancora comunque utilizziamo tante... Ancora adesso le influenze linguistiche sono tante, magari se vuoi al trabacco, vuoi al lavoro, no? Ma sì. Usiamo, sì. Tipo, non so, testa, gamba, sì. Panza. Sì, no, usiamo parole che sì, chiaro che vengono nel lì. Cibo, no? La milanesa, sì. La milanesa, sì. La napoletana. Un paradosso per l'Italia. Chiara, tu hai condiviso quell'articolo sulla milanesa e la napoletana? Ma era su Pangea, mi penso. Sì, c'era un articolo su un portale italiano di Latino America che parlava sulla milanesa e la napoletana. Come un'espressione dell'italianità in Argentina, ma proprio di questa transculturalità alla fine, perché non c'era, cioè, la milanesa, di napoletana non c'è niente. C'è la milanese e la cotoletta. Eppure qua è milanesa. Cotoletta la milanese. Sì. Ah, cotoletta la milanese. È affogata in un mix di pomodoro, uovo, olio. Sì, origano. Sì, questa è la napoletana. La napoletana che non si sa perché si chiama napoletana, cioè milanesa e napoletana, tutte e due parole, diciamo. Si dice che è nata in un ristorante di... dillo tu che è un cavolo. Ho ascoltato questa storia che era un ristorante, che non so se il dono era napoletano o si chiamava napoletano di cognome. Quindi penso che viene un po' di qua, sì. No, perché hanno fatto il mix, sì, è vero, sì. No, però sì, è vero, non c'entra niente con... Infatti uno si immagina tipo la milanesa condita come la pizza, quindi milanesa napoletana, invece no, una delusione, scoprire voi le Sì, no, però non ci sono tanti esempi, infatti, nella cultura argentina sì, siamo pieni pure dello spagnolo, ma l'italiano, sì. Infatti l'altro giorno mia moglie ha avuto come una rivelazione, e mi ha detto, non è che testarudo viene da testarura? E io dico, forse sì, non lo so, ma nel lunfardo testarudo è uno che non vuole capire, sì. Quindi immagino che sì, che è questo, ma abbiamo cambiato questa parola, sì. Sì, eppure si vede bene. Invertire le sillabe, scusate. Ah, questo è una cosa dell'unfardo che inverte sillabe perché era anche un gergo per non farsi capire, diciamo, da chi non era della cerchia, quindi era anche un, diciamo, un esempio di un same, invece messa. Ah, sì, sì, sì. Mi sono scordata. Volevo dire un altro dato, mi sono scordata. Va bene, poi facciamo un break e poi continuiamo. Sì? Sì? Testarudo. Ok. Ricominciamo un po', torniamo all'argomento di prima. Abbiamo detto che ricordate che l'immigrazione italiana aveva diversi periodi, poi c'era l'emigrazione tra le due guerre, nel periodo di post-guerra, nell'attualità. Non faremo più,
non vedremo i particolari di quei periodi, perché ormai l'idea era vedere un po' la situazione degli italiani quando partivano dall'Italia, come era che arrivavano, sì? Dal punto di vista storico non c'è tanto da dire allo scopo di questo corso. Sì, volevo menzionare, parleremo prima un po' sull'economia, cioè sul contributo degli italiani all'economia dell'Argentina, del Brasile e degli Stati Uniti, e poi del razzismo, sì? Un argomento che forse possiamo pure fare un paragone con la situazione attuale. E poi, se volete, vediamo i numeri della emigrazione italiana in questi giorni, cioè quanti italiani sono all'estero, quali sono le... forse può essere interessante, perché ormai la diaspora italiana è un po'... Penso che sia, non so Marina se sei d'accordo, che sia quella più... una delle più grandi al mondo. La seconda? La seconda? Sì? Ah, giusto. Ci sono 60 milioni di italiani fuori, tanti quanto in Italia. Però se fai il paragone con il percentuale della popolazione cinese, sicuramente quella italiana è la prima. Assoluto, sì, sì. Sì, sì. Quindi possiamo vedere quei numeri. No, per cominciare con un po' con le attività che hanno fatto i migranti, io volevo menzionare solamente che nel caso dell'Argentina c'era una situazione particolare quando è cominciata la immigrazione italiana, cioè alla fine dell'anno 800, principio del 900, che era riferita alla popolazione di quello che si conosce come la Patagonia, la zona sud dell'Argentina. Ormai l'Argentina continua ad essere un paese con una densità di popolazione bassissima, però in quel periodo la popolazione era... cioè, l'Argentina si stava popolando, è corretto dire? Si stava popolando. Allora, gli immigrati, non solo gli italiani, hanno avuto questo fine in Argentina, cioè questo compito di popolare tutte le terre che ormai erano per lavorare e che non c'erano argentini per farlo. E comunque possiamo dire che infatti la unica ricchezza che avevano gli italiani pure che migravano era la forza di lavoro che costituivano, no? Non partivano dall'Italia per fare degli investimenti, non partivano partivano con la sua propria capacità. La capacità di proliferare. Sì. Sì. E nell'Argentina era utile quello. No, ancora guarda, l'estensione del territorio, siamo 40 milioni, figurate in quella epoca che eravamo 3, 4, cioè nello stesso territorio. Allora, in queste nell'attività, pure che si facevano all'estero, le rimesse avevano un ruolo, ormai lo abbiamo già detto, avevano un ruolo importante. C'è un dato del Commissariato dell'Emigrazione che è stato costituito precisamente nel 1900, quando c'è stato questo cambiamento nella politica, che prima della prima guerra mondiale le rimesse degli immigrati, che erano tutto frutto di risparmi che facevano all'estero, superano i 500 milioni di lire all'anno. Che quanti euro sono? È impossibile fare la conversione, sì, però si può fare, ma non ormai era una parte importante, una cifra enorme, sì, dell'economia. E stavo pensando che forse, parlando questo del Commissariato della Migrazione, che è questa istituzione che regolava, no, queste le partenze che abbiamo menzionato, cioè monopolizzava i servizi per partire, vuoi dire quello della convenienza dal punto di vista politico della migrazione? Quello che parlavamo prima? Sì. O lo vuoi? Sì, non so, anche magari andando con... Ah, con il razzismo? Sì, sì, va bene. Non so. No, poi facciamo un altro commento. Allora, quindi a Buenos Aires sono stati parte della colonizzazione agricola in province argentine che forse alcuni di voi conoscete, come Santa Fe, El Chaco, Córdoba,
Entre Ríos, Mendoza. C'è infatti un paese che si chiama Nuova Roma. Buenos Aires, ovviamente, c'è la Pampa, c'era proprio. È stata colonizzata in tutto quel periodo dagli immigrati. Che... Poi nelle province di Córdoba e Mendoza si sono occupati proprio delle coltivazioni delle vite, molti come facevano qua, ci hanno trasladato là. E nel 1910 a Mendoza c'erano attive 780 cantine, 675 distillerie e quasi tutte erano italiane, cioè, hanno fondato l'area economica di quella zona, che ormai nell'Argentina è una parte dell'economia molto importante. Sono famosissimi per chi non è familiare con l'Argentina, i vini di Mendoza, che insomma, sono rimasti ed è tuttora un'industria molto fiorente. Fa dei vini che sono ancora buonissimi e sono famosi in America Latina, ma esportano anche, si trovano anche insomma, da noi, qualche supermercato, specialmente il rosso, il Malbec, sono totalmente argentini e comunque hanno avuto uno sviluppo veramente negli ultimi decenni positivo. Comunque è caduto un po' l'esportazione, purtroppo, sì. Però sì, è un'industria importante del Cuscio. Poi nel Brasile c'è un sistema famoso che è molto associato al lavoro degli italiani, che sono le fazende. È italiano da manche? No. Ah? Allora perché mi correggete? Correggete. Le masserie. Le fazende erano per la coltivazione di cotone e caffè. No? La immagine delle fazende proprio è una, sinceramente, di lavoro quasi schiavo, cioè erano veramente una condizione di lavoro. C'è un testo del commissario nel 1901 che descrive la situazione delle fazendas dicendo che pur nelle zone meno cattive e sotto padroni che pagano puntualmente, che non hanno figli o amministratori che violentino le donne o frustino gli uomini, sempre le condizioni del colono e della sua famiglia è tale che le eventuali economie vengono fatte a costo di mille sacrifici. Mancanza assoluta di scuole, di chiese, cioè non era infrastruttura proprio per vivere, lontananza da qualsiasi centro abitato, dalle faccende, prezzi altissimi per ricevere la visita di un medico, acquistare medicine, disciplina che spesso fa somigliare una fazenda a una colonia di condannati a domicilio coatto. Hanno sostituito gli schiavi. Gli italiani, non solo gli italiani, ma altri immigrati hanno sostituito gli schiavi, quindi era ancora una forma di schiavitù quasi, pagata, male pagata. Sì. Infatti il Brasile nel 1915, quando è stata abolita la schiavitù? Sì, 1888. Ah, 88? Sì. Sì, allora un po'. Vabbè, formalmente è stata abolita. È tutto un processo. Sì. Sì, ma quando la abolisci dal punto di vista formale, ovviamente, pure in Argentina, è stata nel 1813, poi nel 50, e quindi... ci ha voluto un po' per cambiare negli Stati Uniti lo stesso, per cambiare tutta la configurazione sociale. Eppure non è che perché la schiavitù viene abolita, poi le persone non vedono più altri come schiavi o come di persone diverse, cioè come un essere inferiore, no? E comunque, nonostante questo duro regime che avevano le fazende, gli italiani nel Brasile sono riusciti a avviare un tessuto artigianale e industriale che poi ha permesso lo sviluppo dello Stato di San Paolo. Nel Brasile meridionale, soprattutto nel Rio Grande do Sul,
E dove l'immigrazione italiana ha avuto maggiore influenza perché il nome della città, la lingua, il folklore della zona sono ancora esprimono una profonda italianità come forse come si dice in Argentina, si vede di più. Ci sono alcune colonie italiane che tipo sono rimaste, per esempio c'è un esempio di una colonia di Bergamo che parlano ancora il bergamasco del 1900 tipo, tra di loro. Esistono queste cose, non solo italiani, però ci sono queste colonie italiane nel sud di Brasile. In Argentina quello si trova però con altri, non con italiani, altri immigrati del nord Europa. Sì, pure i tedeschi in Brasile. Sì, sì. Infatti tempo fa avevo visto un documentario sull'Argentina, sulla comunità tedesca, sì, che tipo avevano creato nel periodo del nazismo in Germania, avevano creato delle comunità che ancora adesso credono nella razza ariana, sì, sì, sì. Cioè sono proprio chiusi nella loro piccola comunità. Sì, io mi ricordo che ho visitato la zona di Cordova, cioè queste comunità sono dappertutto in Argentina. Cordova tipo 10 anni fa è stato, non so. C'è la comunità tedesca in una zona che si chiama Villa General Belgrano, ironicamente. Dove si fa l'Oktoberfest. E tra l'altro, sì, sì, un mio amico si è comprato una maglietta nell'Oktoberfest, penso in vacanze là, e poi quando è tornato ha scoperto che aveva tipo il simbolo della SS. No, tipo una... Nascosto? No, però tu non lo sai che cioè se vedi la svastica la riconosce come un simbolo nazi, però poi altri simboli tipo l'aquila in certe posizioni, no? Allora no, quando sono stata, cioè, 10 anni fa, cioè, vicino a questo, a Villa General Belgrano, ci sono pure delle colonie ebrei, ebrei. Quindi sono tutti scappati dall'Europa, ma sono, cioè, si sono trasferiti vicini comunque in altri. E c'erano ancora dei problemi tipo che li bruciavano i campi e gli ebrei, c'erano tipo queste piccole guerre tra di loro, sì. Però cioè, tranne questo dettaglio la ancora parlano non solo i tedeschi in Argentina, perché ci sono tante popolazioni dell'Europa tipo Polonia, Ucraina, irlandesi, sì, hanno le colonie chiuse, avevano le colonie chiuse. Allora pure negli Stati Uniti l'emigrazione italiana ovviamente ha fatto, cioè ha avuto un successo, un impatto nello sviluppo, sì. Però a parte il lavoro nei campi, nelle coltivazioni delle vite che pure l'hanno fatto, la pesca, il commercio, pure sono stati, cioè, abbiamo detto, manodopera nel processo di industrializzazione. Nel 1910, invece, nell'Ovest americano, le aziende agricole degli italiani erano 2500. In California c'erano 5 banche italiane nello stesso periodo, non a New York invece, dove l'attività che facevano gli italiani, diciamo, sulla costa est era diversa da quella della costa ovest. E la più famosa di queste banche era la Bank of America in Italy, che poi è diventata la Bank of America, che pure in attualità è una banca molto importante. E poi si trovano pure delle colonie italiane nell'Ovest, come la Italian Swiss Colony, divise pure diverse le attività che facevano. Allora, al riguardo delle colonie, cioè delle migrazioni italiane negli Stati Uniti, c'è una. C'è una particolarità che non si vede né nel Brasile né nell'Argentina. Non sono l'Europa, sinceramente. Gli italiani nell'America hanno creato più ghetti, no? Cioè sono stati più divisi da quella popolazione. Little Italy di New York è un esempio, cioè erano molto più divisi dalla popolazione americana, nordamericana. Eppure avevano condizioni di vita che per gli statunitensi ritenevano ovviamente spaventose, no?
Si sono, quando sono arrivati gli italiani negli Stati Uniti, prima si sono trasferiti, cioè sono prima, come si dice? No. No, si sono prima stabiliti nella costa est prima di andare verso l'ovest, no? Però gli statunitensi li consideravano persone, undesirable people? Persone non desiderate, sì, non gradite. La loro segregazione in questi ghetti, che sono sempre denominati Little Italy, viene sempre giustificata, diciamo, di questa idea della impossibilità dell'italiano, e soprattutto dell'italiano del meridione, che proveniva da una civiltà statica e contadina, diciamo, di inserirsi nel contesto dinamico urbano come era New York. Cioè c'era questo pregiudizio che l'italiano, tra tutti gli immigrati, l'italiano del sud era quello che non si poteva integrare nella società americana, cioè era il meno americanizzabile. E come risposta gli italiani dicevano, un immigrato che scriveva, se l'America ci ignora, noi ignoriamo l'America e per sopravvivere torniamo alle usanze del paese che abbiamo lasciato. E come risultato c'è stato questo, questa segregazione degli italiani. Però comunque ovviamente queste manifestazioni di autodifesa, questa segregazione, quella divisione, ovviamente sempre degenerarono in delinquenza, perché ovviamente quando c'è esclusione si generano queste situazioni di vulnerabilità e delinquenza. E un atteggiamento per parte della società statunitense di anti-italianità, ovviamente, come lo stesso che succede oggi in Italia con i rom, per esempio, no? Perché cioè, poi da una parte comunque ci ritroviamo con l'italiano ignorante del sud Italia, ma anche l'italiano attivo politicamente sul versante dell'anarchismo e del socialismo. Sì. Sì. Quindi, mentre negli Stati Uniti da un lato ci ritroviamo con l'italiano appunto ignorante del sud Italia, contadino che deve riuscire ad adattarsi ai nuovi meccanismi della società urbana, dall'altro ci ritroviamo comunque con gli italiani attivi politicamente sul versante dell'anarchismo e del socialismo. Quindi c'è stata anche da questo punto di vista una persecuzione, e il caso emblematico appunto quello di Sacco e Vanzetti, che comunque sono stati condannati a morte perché accusati di un omicidio non commesso semplicemente perché anarchici, cioè situazioni comunque piuttosto pesanti. Sono perché italiani, forse la scusa era perché erano italiani. Volevo dire alcune cose. No, perché questo secondo me è un tema che è molto interessante, che spesso va un po' in secondo piano. Sì. Ritornando all'intervento iniziale di questa mattina, e anche quello che tu dicevi riguardo allo Stato italiano, che inizialmente che ha giocato un ruolo duplice, inizialmente non voleva l'uscita dei migranti, no? Specialmente insomma, i migranti che erano una società totalmente contadina. E pensavo anche comunque a come si è formato lo Stato, questo accordo con la grande proprietà e anche terriera, che comunque aveva un legame di tipo feudale con la propria mano d'opera, con la propria forza lavoro. È ovvio che la fuga di questa specie di schiavitù, poi secondo me tu hai toccato un tema centrale sul tema dell'immigrazione, purtroppo, sicuramente non era ben voluta e ben vista, perché poi era difficile sostituire una manodopera gratuita basata veramente sui legami con la terra, il sangue, con legami feudali sicuramente precapitalisti per molti punti di vista, era difficile sostituire. Dall'altra parte però la politicizzazione che è avvenuta, e forse soprattutto ma anche nel sud Italia, ma anche nel centro Italia, che era totalmente uno spazio agricolo all'epoca, ha comportato non pochi problemi, non poca repressione, e comunque si è iniziato a verificare questo fenomeno del migrante che era l'attivista politico.
anche sotto il fascismo, ma insomma, ma non solo, e non solo in Italia. E quindi ci sono queste storie di queste idee che migrano, che entrano nelle barche, arrivano negli Stati Uniti, arrivano in Argentina, arrivano un po' ovunque, e sono idee profondamente radicali, perché insomma c'è l'idea del primo marxismo, ma il socialismo anarchico, gli anarchici stessi. Quindi in queste nuove terre profondamente industrializzate al nord, meno al sud, però arrivavano queste idee radicali. Radicali, insomma, che erano idee, anche se chi ha modo di leggere insomma qualche riga, che hanno una freschezza e se vogliamo anche un'ingenuità per certi versi, però che secondo, a mio parere è veramente suggestiva. E io ho lavorato su José Martí, che è un cubano, il libertador de Cuba, quello che è diciamo, il patriota cubano che ha combattuto ed è morto per l'indipendenza contro la Spagna, è morto nel 1895, ma ha lavorato tantissimo ed è stato esule negli Stati Uniti per 15 anni a New York, fino al 1888 credo, ed ha scritto era una prolificità, ma anche articoli di giornale, ma da poesia e letteratura, ma anche naturalmente di politica. È uno dei primi a parlare di imperialismo, per esempio, che insomma si parla di politica a livello storico di imperialismo degli Stati Uniti a fine dell'Ottocento, no? Con la guerra che poi su Cuba del 1898, 95-98, e contro la Spagna. E quindi dagli Stati Uniti, uno, soprattutto in lingua spagnola, è stato uno dei primi ad intuire il processo di cambiamento e il nuovo centro, che non sarà più l'Europa politica a livello internazionale, ma sarà gli Stati Uniti. E quindi dall'interno di questa, cioè, venendo da Cuba, nato a La Habana, è cresciuto insomma a La Habana, si è trovato a New York per 15 anni e si è trovato di fronte a questa società in esplosione, anche a livello industriale, ma una vita, ci sono degli scritti che sono veramente interessanti, quasi la sorpresa di un mondo veramente nuovo, no? Cioè, l'America proprio. Ma ci sono delle analisi che sono profondamente sottili, e quando parla delle grandi lotte dell'epoca, perché gli anni 80 negli Stati Uniti sono state forti lotte operaie, a Chicago per esempio, represse nel sangue. C'è anche tutta la storia insomma mancata del Partito Comunista americano, no? Perché comunque la repressione negli Stati Uniti è stata profonda. E ci sono questi racconti, insomma, di scioperi finiti con condanne a morte. Insomma, c'è José Martí che dice, inizialmente, i primi anni, un po' tende a dire, ma questi europei sono proprio strani ed eccentrici. Sono degli scritti, ma hanno delle idee che sono... Come si fa a avere delle idee così radicali, no? Soprattutto, sì, i socialisti utopici, no? Gli anarchici. Però, col passare degli anni, vede anche, d'altra parte, questa repressione veramente terrificante che c'è stata, ed inizia a assumere delle posizioni molto più, insomma... equidistanti, fino a passare in favore di alcuni anarchici condannati a morte a Chicago, siamo alla fine degli anni Ottanta. Vabbè, l'ho presa larga per dire che, insomma, anche quando hai detto hanno sostituito gli schiavi, comunque torniamo anche al discorso di ieri, di questi migranti, che è difficile spesso non vederli come forza lavoro e che vanno proprio in sostituzione di vecchi rapporti sociali che erano, insomma, che potevano essere gli schiavi negri. Adesso, se pensiamo anche da noi, insomma, come si emancipa internamente il lavoro, c'è sempre questo movimento contrapposto di entrata di persone che vengono da altri paesi, e fortemente ricattabile comunque, che possono ricevere un altro tipo di trattamento. E quindi di nuovo anche, insomma, Sacco e Vanzetti, gli anarchici, la criminalizzazione, il razzismo, sembrano più dispositivi atti a giustificare poi il rapporto di profonda disparità che si creano. Io adesso pensavo di nuovo, insomma, anche tutto il linguaggio foucaultiano di controllo della popolazione, anche biologico, anche insomma, quando diceva dell'entrata, insomma, negli Stati Uniti, delle malattie, che bastava una malattia in famiglia per, no, per essere respinti, quasi come una forma embrionale della società moderna che vuole, no, che si controlla in positivo, no, che non si controlla più in negativo, ma proprio a livello biologico, con degli esseri umani che siano funzionali a una certa riproduzione della società, che gli Stati Uniti
purtroppo in questa maniera hanno, insomma, sono un modello, basta pensare al problema dei neri, non solo degli italiani, insomma, che tutt'oggi, no, insomma, la violenza su una società fortemente segregata, che ha fatto una delle caratteristiche, non solo sì, il razzismo sugli italiani era immenso. Ma poi c'è, giusto per microfono. Giusto per aggiungere una mia idea personale a proposito del contrasto da parte del governo statunitense agli anarchici o ai socialisti, cioè è provocazione, non ho dati, cioè, però la nascita della mafia, delle mafie, anche per, come contrasto ai socialisti, agli anarchici, cioè chi poteva controllare comunque un gruppo di anarchici che non parlava inglese? Erano solo siciliani, calabresi, persone che conoscevano comunque questi uomini e queste donne che predicavano idee che per gli Stati Uniti erano inaccettabili. Infatti poi hanno messo Gio Petrosino, no? Che era italiano tra l'altro, perché conosceva bene questi elementi. No, era un'osservazione, sto dicendo, Gio Petrosino a capo della polizia di New York, perché proprio perché per contrastare questi italiani che diciamo in un certo senso facevano un po' come a casa loro, nel senso venivano visti con disprezzo della maggior parte della popolazione newyorkese. Quindi era proprio per questo motivo. Un'altra cosa, mentre in Italia durante il periodo del Biennio Rosso si sviluppano gli squadristi, i fascisti, eccetera, negli Stati Uniti si formano in quegli anni appunto i gruppi mafio-fascisti, cioè nel senso alla fine gli Stati Uniti ovviamente non si potevano sporcare le mani direttamente, no? Anche perché portavano avanti i principi di libertà, cioè come si fa a portare avanti determinati principi e poi negare il diritto di esprimersi liberamente. Quindi meglio affidare questo compito sporco a persone che, sì, che non si vedono, cioè, ma che ci sono. Sì, insomma, in questi anni, infatti, alla fine dell'Ottocento ci sono parecchi casi di violenza contro gli italiani e soprattutto che nasce di questa visione, cioè di questo razzismo, no? Alcuni notevoli, c'è uno nel 1891 dove 11 italiani sono massacrati dai manifestanti a New Orleans. Cioè accusati pure di un omicidio, ma poi pure nell'Europa, in Francia nell'893, due anni dopo, sono stati linciati 11 italiani anche, si pensa che 2000 operai francesi che li accusavano di rubare il lavoro ai francesi, e c'è stato un processo tipo molto furbo dove sono stati assolti tutti i francesi per, bueno, non so i dettagli del caso, ma anche in Zurigo nel 96 addirittura hanno organizzato dei treni speciali per portare in salvo italiani di una caccia che i cittadini svizzeri avevano lanciato contro di loro per il problema dell'emigrazione. Nell'Argentina in particolare c'è stato questo problema, c'è pure stata una feroce repressione contro l'anarchismo, il sindacalismo all'inizio degli anni del Novecento. Nel 1904-5, non mi ricordo, è stata approvata quella che si chiama la ley de residencia, molto famosa nella nostra storia, perché era quella che determinava che quelli, non solo italiani, stranieri che facevano, creavano dei problemi nel territorio argentino, sarebbero stati deportati. Vuoi aggiungere altro del sindicalismo in Latinoamerica? No, aspetta. Sul sindacalismo argentino possiamo dire che ha avuto un'influenza molto forte
e hanno avuto un'influenza molto forte gli anarchici e i socialisti che arrivavano dall'Europa come processo di espulsione dalle società europee, fino a poi quando negli anni 40, con l'avvento del peronismo, che ha di fatto preso tutto il movimento operaio, quindi dei lavoratori, e l'ha di fatto inglobato in questo movimento nazionale, popolare e populista, possiamo anche aggiungere. Quindi diciamo hanno perso poi l'identità socialista o anarchica o comunista. Sono stati assolti dallo Stato. Sono di fatto stati assorbiti all'interno del movimento peronista, questo. C'è una cosa Grazie. C'è una cosa che non ho mai saputo se è vera o no, ma i primi sindacati si dice? Sindacati. Erano formati per anarchisti, quelli della pasticceria, un po' non so se per provocare o perché le hanno messo alcune forme di questi pasticci che facevano, ad esempio bomba, cagnoni, cagnoncito, quindi per un poco la loro, non lo so, si dire attività, ma contrarrestando questa persecuzione che soffrivano, magari era una maniera di rappresentare questo. Sì, è pure di comunicarsi tra di loro. Sì. Non so se si ha capito cosa che significa cagnone. Sì, che insomma le pasticcerie argentine, non so se era tipo un gruppo sindacato di pasticceri proprio, diciamo, che era che si erano molto organizzati, e quindi ai dolci le hanno messo i nomi tipo vigile. Cioè, in Argentina si chiamano così, bomba, con l'altro hai detto cagnone. Sì, ancora si chiamano così, perché ormai... Vai in una pasticceria e chiedi una bomba ripiena di crema. O un vigilante, cioè un vigile. Hanno messaggi criptati. Sì. Sì, sì. No, ma pure nell'Argentina la repressione è stata molto forte, pure con Ramón Falcón. Sì. Profesionalizzato, ma è stato anche represso... Sì, sì, cioè, chiaramente. l'ultimo argomento che volevo presentare era, cioè, continuando sempre con l'Argentina, ieri lo avevamo comunque menzionato, il problema del nazionalismo, cioè questo razzismo contro gli italiani, no? Molto brevemente, l'Argentina in questo processo di colonizzazione, di cambio, di formazione dello Stato nazionale, cioè i padri fondatori dell'Argentina ovviamente avevano delle idee su come conformare la nazione, no? come dappertutto. Noi abbiamo cominciato questo processo all'inizio dell'Ottocento. E c'erano delle idee ovviamente sulla popolazione che riguardavano che tipo di immigrazione volevamo, perché avevamo bisogno assolutamente di portare degli stranieri per lavorare la terra, cioè la popolazione argentina non bastava e non poteva crescere per poter essere, cioè per poter sviluppare il paese. Allora c'erano queste teorie, soprattutto di Sarmiento, il personaggio che più ha impulsato l'educazione in Argentina, ma è pure conosciuto per questa idea di il buon migrante, diciamo il migrante che è più gradito in Argentina e quelli che no, e per la lotta contro la popolazione rappresentata dal gaucho. Il Mapuche, no? Eh? Il Mapuche anche. Quello con Rosa, con la... conquista del desiderio, però è successiva. Quella, tu stai parlando della repressione, no, quella è successiva. No, questo prima, cioè all'inizio, per il periodo di formazione della Costituzione pure, nel 1850, un po' più avanti, prima, dopo. Ma allora era presente questa idea di portare l'immigrante europeo, o anche americano, infatti Sarmiento, Domingo Sarmiento, quando è stato politico molto, cioè quasi tutta la sua vita si è dedicata alla pubblica amministrazione, è stato ministro dell'istruzione, presidente, ma quando era ambasciatore o quando doveva fare dei viaggi, diciamo, in rappresentazione all'Argentina, faceva tipo, cercava di creare dei legami con gli Stati Uniti e con l'Europa per portare dei docenti per insegnare ai bambini
con i valori europei o i valori o quelli americani. Nella Costituzione dell'Argentina c'è stata abbiamo praticamente copiato la Costituzione degli Stati Uniti, e quelli che l'hanno fomentato ormai erano molto, cioè volevano seguire le stesse idee. Non è risultato, diciamo, un processo che sia andato come volevano loro, penso. Ma allora c'è una in questo processo di portare gli immigrati, l'italiano meridionale non era considerato la buona immigrazione, e manco era lo spagnolo, cioè era ovviamente quell'immigrazione che voleva evitarsi, però che no, non è risultata, perché per tutti questi processi che dice il tedesco non emigrava massivamente all'Argentina come l'ha fatto l'italiano, no? Vabbè, alla fine c'è l'immigrazione è riuscita a impulsarsi, ma forse in una forma diversa. E qua questo testo che ho aperto è un'opera molto famosa della letteratura argentina che si chiama Martín Fierro, è scritta a cura di José Hernández, un autore argentino, della elite argentina, non era un autore, non era un gaucho, no? Però comunque lui quello che fa è un po' trasmettere com'era la vita del gaucho, che è l'abitante originario dalle terre della Pampa, cioè la zona di Buenos Aires, in Argentina. E c'è alcune frasi che riguardano all'immagine dell'italiano. E poi il Martín Fierro, cioè il personaggio del Martín Fierro, non è un... cioè non è un personaggio proprio, un eroe. È più forse un antieroe che un eroe, perché il gaucho è una... aveva... per certi settori ovviamente, come quello di Sarmiento, di altri, aveva ovviamente una connotazione negativa, per una persona pigra che non era impegnata con la sua, cioè con la sua patria, o che non lavorava, che se poteva non lavorava, e quindi era, è tutta una connotazione un po' negativa in alcuni aspetti. Questo, infatti, questo verso, questa strofa, si dice? Strofa. Cioè questa parte del testo, che pure è scritto in uno spagnolo che ha delle parole che io non conosco, quello che a quello che si riferisce lo capisci? Quando cioè quello che fa, vedete che ci sono delle frasi in italico. Quello che fa è un gioco di parole, che quello che dimostra alla fine, cioè la concezione propria del gaucho, di che l'italiano non sapeva parlare lo spagnolo, sì. E che non poteva, cioè che non si poteva proprio comunicare. Aga, harto, bro. E qua c'è una parola interessante nel linguaggio argentino, che è gringo, che adesso si utilizza per definire quelli degli Stati Uniti. Quando diciamo gringo è come dire yankee. Però in quella epoca si utilizzava per definire gli italiani. Poi è mutata. Poi siamo diventati Thanos. Thanos, sì, perché? Sì. E non so perché. Cioè, italiano, Thanos. Sì. Arriva da Tano perché... Praticamente quando arrivavano nel porto, quando arrivavano in Argentina... Quando arrivavano in Argentina, visto che l'unica città del sud Italia che conoscevano, quella più importante, era Napoli, allora tutti si spacciavano come napoletani, e quindi da napoletano Tano. Sì, è rimasta, sì, e quella si usa ancora oggi. Cioè, sì, cioè, no? Sì, sì. Anche perché prima magari era un dispregiativo, no? Tano muerto de hambre, mentre sì. Adesso i ragazzi con orgoglio rivendicano le proprie origini italiane. Sì, Tano, sì. Non è successo lo stesso con gli spagnoli. Invece lo spagnolo, cioè, il Tano, adesso, cioè, tu puoi dire il Tano a un amico perché ha delle origini italiane, o perché è nato in Italia, o cioè, perché ha qualche legame, e non è un problema, non è peggiorativo, non è, però invece con gli spagnoli gallego, sì, no, gallego, sì, è... cioè, quando dici gallego è come dire tonto, sì. Mm.
Sì, sì. Anche tutto il gioco di parole barzellette sui cachet. Sì, sì, sì. Quindi adesso in Spagna continua a avere un valore grande con questo tema dei gallegos, non so come si dice in italiano, perché galiziani, perché gallego sarebbe in gallego. Galiziano. Perché non lo so se adesso, ma fino a alcuni anni fa tu cercavi nel dizionario, si dice? Sì. La parola galego, gallego, e diceva tonto, che non capisce nulla, quindi dico, perché è una questione razziale, perché sono, come succede con... Sì, perché beh, ci sono molti galiziani, come? L'immigrazione spagnola è stata sì. Ci sono molti venissero dalla Galizia. Quindi, sì, sì. Quindi noi abbiamo preso questo che pensano gli spagnoli, magari, dei galiziani, e una cosa negativa, ah, no. E ovviamente nessun spagnolo vuole che le dicano galiziani. Comunque non so se dentro la Spagna c'è la stessa discriminazione, no, verso... Sì? Ah, allora sì, l'abbiamo preso di loro, perché ci sono stati tanti... sì, sì, tanti galiziani, infatti, però pure l'argomento che noi diciamo, chiamiamo come galiziano a tutti gli spagnoli. Non è che diciamo questi sono della Galizia proprio, cioè se sei spagnolo sei galiziano, gallego. Quindi è stata una generalizzazione del termine, no? Che no. Però va bene, solo per finire. Una cosa, volevo, scusa, sì. Gringo, no? Non proviene dal gringo. Quindi all'inizio gringo non si riferiva agli statunitensi. Gringo? Da gringo. Go home. Go home, ah, sì. Posso, sì. Non si è mai verificata questa voce, pare fosse legata alla giacchetta verde e quindi al gringo home, sì. Cioè torna a casa, però sì, sì. Non è stata mai verificata storicamente. Però se in realtà adesso, cioè, Martin Fierman è stato scritto prima della rivoluzione messicana. Quando è stata la rivoluzione messicana? No, mi sbaglio, gringo, cosa si riferisce? Sì, sì, sì. 30 anni prima. Quindi lì c'è scritto gringada. Magari era l'assonanza, cioè l'assonanza con un gringo, prendere questa offesa per riferire agli americani. No, però l'autore di Martin Piano non sì, può sì, no, conoscere capito, la no, storia. La ripresa della parola, la ripresa della parola, non che sia inventata per un... Forse si diceva prima, non solo la rivoluzione messicana. Ma impossibile. Sì. Io comunque non sapevo che se la faceva prima gli italiani. Cioè, avrei pensato che era sempre. Però, siccome nell'Argentina è una forma di chiamare agli stranieri, è stata utilizzata un tempo come una forma di definire qualsiasi straniero. E poi prima. Sì. Io penso che magari per la forte immigrazione italiana e spagnola abbiamo lasciato da parte, perché quasi tutti abbiamo una discendenza europea. Sì, in quella. Lasciato questi paesi, abbiamo focalizzato sugli Stati Uniti. Ma mi è capitato di essere a Bolivia, e per i boliviani tutti sono gringhi, anche gli argentini, un sì. Uruguayano, e il gringo, ma sono latinoamericano, no, sei gringo. Sì. Quindi dico, magari. Sì, sì. Prima era così, dopo noi lo abbiamo lasciato soltanto per gli nordamericani. Per esempio siano solo gli statunitensi. cambia da paese a paese, no? È logico che in questo periodo, se si usa per definire gli immigrati, c'erano soprattutto cioè, se l'italiano era lo stereotipo dell'immigrato, è logico che si usava per parlare degli italiani, soprattutto. Bueno, pero, insomma, quello que dicimos en esta frase, que a la fin no lo habíamos dicho, gringada que ni siquiera se sabe atracar a un pingo, o sea, que no sano andar a caballo, más o menos, ¿no? no hacen más que dar trabajo, pues no saben ni ensillar, o sea, que fanno lavorare agli altri porque hanno bisogno de ayuda, pero, por ejemplo, salir sul caballo. Lo pasan sus mercedes lengüeteando pico a pico, o sea, che passano il giorno bevendo, penso.
Y eso sí, en lo delicados parecen hijos de rico. Cioè, que tipo sono delle persone che vogliono, cioè non si vogliono sporcare. Un po' all'inversa di quello che abbiamo detto dell'italiano che sceglie di essere in condizione di miseria, no? Per lasciare la patria comunque. Quando llueve se acoquinan come perro que oye truenos. Cioè, quando piove si spaventano come un cane quando sente i fulmini. Cioè. Tuoni. Solo? Tuoni. Troni. Tuoni. Tuoni. Tuoni, grazie. Che diablo solo son buenos pa vivir entre maricas. Cioè, servono solo per vivere tra, cioè, maricas. Come traduci sì, marica? Sì, un'offesa... Un'offesa agli omosessuali. Sì, sì. Cioè, già da quelle, cioè, cento anni fa. E, cioè, alla fine questo è il passaggio che meglio sumarizza l'immagine degli italiani nella epoca di questo nazionalismo, nel quale la figura... Cioè, avevi due pensieri. Quelli che volevano l'immigrazione nel nord Europa, quando gli italiani non erano graditi, e quelli che appoggiavano il nazionalismo gauchesco del gaucho, che avevano una figura, diciamo, di uno stereotipo di uomo totalmente diverso, o almeno facciamo vedere l'italiano come totalmente diverso a quello, sì? Bene, detto questo, per finire, vorrei presentare alcuni dati sulla migrazione italiana nell'attualità. Brevissimo. E poi i dati dell'AIRE 2014. L'AIRE è il padrone degli italiani che sono iscritti all'estero. Pare 4 milioni. Sei milioni sono gli italiani all'estero. Questo è nel 2014. No, il dato d'AIRE è sempre una... Il dato AIRE è sempre un dato molto parziale nell'immigrazione sì, italiana. Perché solo se sei iscritto al padrone. Iscritti, non riesci a percepire la nuova migrazione di tanti italiani che vanno all'estero e pur andando all'estero mantengono la residenza in Italia. Per cui, diciamo, sono dati... In cui mancano le nuove migrazioni dei ma giovani poi, italiani. Ma quando tu diventi italiano non sei costretto a iscriverti all'AIRE? Quando? Quando diventi italiano. No. E quando stai all'estero no, diventi no, italiano. Devi essere iscritto all'AIRE. Quando diventi? Io credo di sì, perché se hai il passaporto devi essere iscritto al consolato di competenza e quindi sei iscritto all'AIRE. Tant'è vero che credo che la residenza venga inserita in automatico o nell'ultimo domicilio del discendente, quindi che è quello che ti dà la cittadinanza. Sì, per chi vive in Europa, no? Sì, comunque chi vive in Europa senza passaporto. Sei fuori dall'Europa? No, però... Se sei fuori dall'Europa, sì, però in Europa non credo che si possa... Sì, no, è vero. Ma comunque il mio nonno non è mai stato iscritto all'AIRE. No, vabbè. Ma forse questo si riferisce comunque ai cittadini nati in Italia. Sì. L'AIRE è una cosa recente, comunque. No, cioè che la doppia cittadinanza è automaticamente registrata all'AIRE, no? Cioè, no. No, necessariamente. Non è tu sei registrata? Sì, io sono registrata, ma sono dovuto iscrivere. Ah, sì, per quello. Non è che automaticamente ti scrivono. No, questi dati comunque lo volevo far vedere perché siamo i primi in Argentina con la comunità italiana. Per quello, ho messo della tabella. Però... Anagrafi italiani residenti all'estero. Ah, sì, scusate, anagrafi italiani residenti all'estero. Il registro di tutti gli italiani che sono all'estero. Però che comunque questo è un numero che, cioè, è impossibile di misurare, come diceva Nicolò. E perché pure, non solo questo, ma anche... C'hai tanti potenziali cittadini italiani all'estero. E discendenti. Discendenti. Sì. Cioè, in Argentina si calcola che la metà della popolazione ha il diritto alla cittadinanza italiana. Sono 20 milioni di persone. E in Brasile 25 milioni. C'è il dato di San Paolo è incredibile, perché
si definisce San Paolo in Brasile è la città con più italiani o discendenti di italiani nel mondo, perché ha 6 milioni diciamo tra discendenti o italiani già riconosciuti, quindi nessun'altra città, nemmeno italiana, arriva a 6 milioni, perché il massimo è Roma che è 3, quindi si definisce appunto la città più italiana con più italiani nel mondo. Non c'è limite, non c'è limite. L'unico limite è cercare certificati da Napoli. No, se tu provi la linea di sangue maschile fino al 47. Sì, alcuni problemi con le donne. Perché fino al 48 le donne italiane non potevano trasmettere la cittadinanza. Quindi, perché non erano riconosciute, perché hanno un riconoscimento giuridico solo con la Costituzione italiana. Ah sì, sì, certo. E quindi c'è un problema che se hai la discendenza con una donna in mezzo prima del 48 non vieni riconosciuta la cittadinanza. C'è un problema nel riconoscimento, quindi... Sì, è un po' complesso, però è una... E comunque sono dati importanti, non per analizzare adesso, però... Cioè, cosa capita se domani tutti decidono di diventare cittadini italiani? Ma infatti questo è il motivo anche perché ho deciso di fare il lavoro che sto facendo, no? Se si pensa ad esempio ai viaggi delle radici, cioè potrebbero essere veramente una risorsa importante per il turismo italiano, perché comunque ci sarebbero tanti potenziali turisti, no? delle radici che potrebbero venire a scoprire le proprie origini qui. Sì. Invece in Italia non si è mai parlato di turismo delle radici. Io sto collaborando con l'ENIT adesso, no? Che è l'ente nazionale del turismo italiano. Loro non hanno mai preso in considerazione o non hanno fatto mai degli studi di settore per capire qual è il potenziale di questo target turistico. E così come il consumo dei prodotti made in Italy all'estero, comunque gli italiani all'estero sono una grande risorsa per l'Italia che probabilmente non viene presa in considerazione come... Ma io penso che forse è lo stesso argomento quando parliamo della risorsa della migrazione. Sì. Cioè, perché alla fine gli italiani all'estero, forse è una situazione particolare perché hai una diaspora importante, infatti qua c'è un numero qua non c'era. Sì, quanti hanno la cittadinanza per acquisizione, quanti per nascita, quanti sono nati figli italiani, che sono automaticamente iscritti come italiani. Ovviamente la diaspora italiana di immigrati ha delle peculiarità per questa acquisizione di cittadinanza, però è lo stesso, bisogna riconoscere qual è il beneficio di avere una popolazione migrante, no? È quello che parlavamo ieri, è una situazione di perdita, una fuga dei cervelli, una fuga di manodopera, se lo puoi vedere, o invece puoi riconoscere che in questi cittadini che sono all'estero c'è una risorsa, una potenzialità per la quale voti anche, c'è una potenzialità per generare dei vincoli, network, per fare tante cose, perché sai, c'hai delle persone all'estero, almeno in Argentina per esempio, io sono stata parte della nuova generazione di origine calabrese in Argentina, e ci sono le persone che si sentono più italiani che gli italiani qua. E quello è... Ritorniamo al concetto di appartenenza ad una comunità, no? Sì, infatti io ero parte delle nuove generazioni senza essere italiana legalmente, sì. No? Una curiosità, ci sono molti ragazzi comunque di seconda, terza generazione che chiedono la doppia cittadinanza. Sì, abbiamo la doppia cittadinanza. E forse è banale, ma quali sono i motivi? Possiamo rispondere noi due, siamo con una doppia cittadinanza. In Argentina c'è stato un fenomeno importante nel 2001, per esempio, quando c'è stata la crisi, che tanti si sono resi conto che avendo la doppia cittadinanza potevano scappare a Europa, e quindi quello è stato un argomento. Io personalmente l'ho presa... perché mi sento, a parte il fatto che sì, voglio vivere qua e senza la cittadinanza sarebbe praticamente impossibile, tornando al discorso di 2 giorni, dei visti, di questi costi, immigrare in Italia non è precisamente una cosa che possa farsi senza la cittadinanza, perché ti senti parte di una cultura. No.
Secondo me c'è anche un'altra cosa, che è avere un passaporto europeo. Tipo, sì. Io conosco, quando io, per esempio, per me la cittadinanza è molto più una questione di identità, con una cultura, di origine, famiglia, tutto. Però ho conosciuto tanti brasiliani che volevano la cittadinanza semplicemente per avere un passaporto europeo e poi andarsene a Londra e studiare lì. Ma quello, per trasferirti, sì. Per trasferirsi, sì. Ma anche per viaggiare senza problemi. Esatto, per poter, perché per esempio i brasiliani hanno questo sogno di fare questo viaggio per tutta l'Europa, passano di paese in paese. Ma è l'argomento che lo fai con il passaporto brasiliano lo stesso? No. Sì, per tre mesi. Per tre mesi. Sì, va bene, ma se non hai... E poi non puoi lavorare, è più difficile. No, se ti vuoi trasferire, sì, se capisce. Sì, sì, ma tutti i brasiliani vogliono trasferirsi in Europa. Okay. Adesso no, perché l'Europa è in crisi, però continua ancora. No, ma in Argentina, per esempio, la parola... Cioè, nessuno ha la cittadinanza italiana, ma ha il passaporto italiano. Cioè, quando, per esempio, quando io sono diventata cittadina italiana, ho detto, me l'hanno dato la cittadinanza, ma quello è il passaporto? Sì, che non ce l'ho il passaporto italiano, tra l'altro viaggio con l'argentino, però è proprio pure anche dell'immaginario, perché per esempio almeno noi come argentini abbiamo un passaporto che è molto buono, cioè non abbiamo le restrizioni proprio per viaggiare, però... Io penso che anche nell'argentino tutte le crisi che abbiamo avuto con questa inestabilità che magari... È come avere la possibilità e si esplode tutto, vabbè, andiamo. Magari non hanno la intenzione di trasferirci, ma c'è la possibilità. Quindi penso che anche questo in la psiche è presente. Io personalmente, se avessi qualcuno che se potessi avere una doppia cittadinanza, possibilmente statunitense o tedesca, meglio, cioè nel senso no. Non ho capito, scusa. No, nel senso, avere una doppia cittadinanza fa sempre comodo, cioè nel senso un qualcosa in più, una tutela in più, specialmente per chi viaggia. Sì. Aspetta, adesso torniamo. Non volevo dirle solo che veramente per me è una cosa di immaginario proprio, perché hanno questa idea non solo dell'Europa ma degli Stati Uniti pure. Se i brasiliani potessero prendere la doppia cittadinanza statunitense lo faranno subito. Ma poi perché c'è questa idea di che l'Europa è migliore sempre, quindi se la tua famiglia è italiana prendi la cittadinanza italiana, se la tua famiglia è tedesca prendi il passaporto tedesco, se è spagnolo trovo un modo di prendere il passaporto spagnolo o portoghese, comunque l'idea di essere parte dell'Europa. Sì, un senso di appartenenza pure tra le popolazioni dell'America Latina che sono, siamo scendi. È quello, nel senso che c'è proprio il mito dell'Europa, c'è anche il viaggio in Europa. È il sogno di tutti, risparmiano tutta la vita per poter andare in Europa almeno una volta nella vita, quindi guardano proprio all'Europa come un sogno, sì, conoscere l'Europa, vivere lì per un periodo. Un ideale, sì. Ma pure tornando a questa idea che tutti dobbiamo appartenere a un gruppo, almeno nell'Argentina e pure nel Brasile, che cioè sulla costa est ovviamente c'è stata più cioè questa ammirazione italiana e europea, c'è una distinzione tra le popolazioni in America Latina. Sì, la stessa necessità di riscoprire le proprie radici, no? Il fatto che comunque sia l'America del Nord che l'America del Sud hanno una storia recente, no? E comunque sono fatte da persone che vengono da vari paesi, no? Quindi ognuno vuole affermare la propria identità, sente il bisogno di affermarla e di sapere dove sono le proprie radici, cioè, mentre per noi è qualcosa che non ci appartiene molto, perché io sono salentina da generazioni e generazioni, non mi sono mai posta il problema, cioè. Ma perché noi viviamo nel tuo mondo. Sì. Mi passi il microfono. Almeno la situazione del primo mondo, dopo possiamo discutere se vive come un primo mondo o no, ma lo parlavamo un po' ieri con lei, la cosmovisione dell'italiano
questa è la supremazia, è la stessa che può avere un francese, di più ancora perché sono loro che raccontano la storia. Quindi questa è una visione. Guarda la Recoleta. Guarda la Recoleta per dire l'idea della Francia, che è un quartiere di Buenos Aires, cioè, sembra essere a Parigi, anche architettonicamente, dice tutto il desiderio delle classi dominanti dell'epoca, che siamo a fine 800, che era la Francia, un disprezzo totale per l'America Latina, per l'indio, per il metizzo, cioè solo bianco, e tutt'oggi c'è un quartiere dove è disegnato nell'arco di poche centinaia di metri, sono tutti bianchi, cioè non si mescolano in nessun senso tassativamente. Cioè, volendo, è un razzismo spaventoso, secolare. Ma d'altro canto è vero che sicuramente c'è questa idea dell'immaginario europeo, coloniale, se vogliamo. Poi c'è, anche qua c'è un discorso enorme che si potrebbe aprire. Ma è vero anche che, con tutti i discorsi anche di ieri, che nello spazio globale oggi il passaporto è uno status. Sì, certo. Cioè, qui è vero che diciamo ci piacerebbe, ma senza passaporto qui non si sta. Cioè, qui non si entri ed esci, se non hai un lavoro è tutta la pazzia burocratica che ti impedisce di stare qui. Quindi è vero da una parte che c'è questo senso di appartenenza romantico, anche se vogliamo, che è affascinante, però d'altra parte, cioè, questo è uno status giuridico senza il quale tu non vai da nessuna parte. La cittadinanza europea è un fonte di privilegio a livello globale enorme. Cioè, è veramente un passaporto, ti fa passare per i porti e per gli aeroporti. Tranne Rossi. E Cuba. Eh no? Ma... Stati Uniti e Israele ci hanno il passaggio riservato solo per loro, negli aeroporti, no? Passano un gate speciale, Perché? No, ma la possono chiedere, cioè, per questione di sicurezza, ma la chiedono e gli aeroporti rispondono, lo stesso. Vabbè, cioè, finanzieranno anche un po' questa sicurezza. Sì. Bene, allora sì, per finire sono... non possiamo vedere i video. No. La cosa dopo. Alcuni dati dei cittadini italiani nel mondo, che mi sembrano interessanti, comunque sono... non sono aggiornati questi, però non è che i percentuali hanno cambiato tanto. Di tutti i cittadini italiani nel mondo, il 60% è emigrato fisicamente, cioè sono proprio, però il 35% è nato all'estero, cioè quindi ho acquisito la cittadinanza o sono figli diretti che la acquistano quasi subitamente. Penso che questo dato crescerà prossimo nascita. Sì, perché poi quelli che acquistano la cittadinanza, i figli diventano italiani di forma automatica, quindi sì, c'è un dato che sicuramente sale. Più della metà di questi cittadini sono meridionali del sud dell'Italia, il 30% del nord e il 15% del centro. Al vertice della migrazione italiana ci sono le tre regioni del sud, la Sicilia, la Campania e la Calabria. Poi seguono il Lazio, la Puglia e la Lombardia e il Veneto. Quindi la Puglia non è... Il Veneto, che disastro. No, Dio, si stanno andando loro. Nell'anno 2007, quindi è un po', sono passati alcuni anni, però il fatturato delle vendite all'estero delle imprese italiane è stato di 492 miliardi di euro, facendo dell'Italia il quarto esportatore. Le imprese all'estero partecipate da imprese italiane sono oltre 17.000, 600.000 investitori e più di 1 milione di dipendenti all'estero in aziende italiane. 150 uffici commerciali, 238 sedi della rete diplomatica consolare, che adesso ovviamente è caduto questo numero, perché sono stati chiusi tantissimi. E i media italiani all'estero, i giornali italiani all'estero, 472, 263 programmi radiofonici e 45 programmi televisivi e trasmessi tutti in lingua italiana. Solo 86 sono però editi in Italia. La stampa italiana nel mondo ha una storia, cioè una lunga storia. La prima testata è stata La Croce del Sud,
pubblicata in Rio de Janeiro nel 1765. La Voce d'Italia, il più antico quotidiano, fondato nel 1949 a Caracas, che è ancora attivo. Oltre, l'italiano è la quarta lingua più studiata al mondo, la seconda in ordine di iscritti ai corsi in Canada e la quarta negli Stati Uniti. 200 milioni gli italofoni nel mondo, quindi. solo anni fa la Nación, se non sbaglio, in Argentina dava in allegato. Non so se è ancora così, ma la Nación un paio di anni fa in Argentina, un giornale argentino, dava in allegato una versione ridotta del Corriere della Sera, in lingua, ovviamente, quindi in lingua originale, distribuita nelle edicole di Buenos Aires. Che anche è una... la Gazzetta dello Sport. Vabbè, prima o adesso? Ah, anche adesso. Adesso pensavo cosa? Che con i siti sì, internet ormai almeno fino a 5 anni fa sì, adesso non ho capito quello che hai detto. Sto dicendo prima o adesso, anche adesso e il giornale? Il giornale, sì. No, adesso, sì anche attualmente devi fare tutto. No, i dati sono un paio di anni fa. C'era sì, internet, sì. Però no, che trasmette alcuni programmi, solo che poi per un periodo tipo c'era il programma Italia chiama Italia, il famosissimo sì. Programma seguito da tutti gli italiani, da le persone anziane principalmente, sì. Solo che poi a un certo punto per problemi, non lo so. Tipo, non so perché non l'hanno quando hanno più. Ristrutturato la RAI. Sì, e hanno tolto le persone anziane erano disperate, cioè tutti. Sì. Tutte le persone che ho conosciuto dicevano l'unico legame con l'Italia era Rai International, adesso non Non davano neanche più un posto al sole. No, beh, per loro, per chi non ha internet, per le persone sì, anziane, sì. È stata una perdita importante. Sì. Vogliamo parlare con... di Raffaella Carrà in America. No, però ci sono, cioè, sinceramente per chiudere un poco i legami ormai degli italiani non solo con l'America, cioè, io presento il caso dell'America, dell'Argentina, perché io sono stata là, mi sento pure legata e conosco ovviamente tutto il movimento italiano là, però sì, sinceramente c'è una storia ovviamente da studiare più in profondità. E adesso c'è un nuovo capitolo che è la partecipazione politica di tutti questi, di questi italiani all'estero. Che ormai negli ultimi anni si è sì. Visto. Cioè, sì, perché una sei. Cosa molto più forte, magari anche per il fatto che hanno visto in Italia che è una potenzialità dei voti. Sì. La votazione è stata istituita, sì, per prendere parlamentari 8 anni fa. Però non sono gli ultimi. Sì, sì. Non sono. Io ho visto dei manifesti dei partiti sulla strada, alcuni anni prima non lo vedevo. Quindi sì, in Argentina. Capitavo di vedere cose italiane che si sta votando in Italia a Buenos Aires. Sì, sì, sì. Passava tutti i giorni. Cioè, i manifesti del PD, in quel momento il PDL, nelle ultime elezioni politiche. Il Maie. Sì. Berlusconi a Caselli nel 2008, lì Salvini sulla 9 di luglio. Sì. Stava a Caselli con Berlusconi che gli stringeva la mano. Sì. Ho fatto pure la versione argentina del Popolo della Libertà, era il Pueblo della Libertà, quindi. Sì. C'era Esteban Caselli, no? Sì, sì. La canzone l'hanno prodotta. Non ho approfondito tanto. Vabbè, nel 2013 è stato Cassini portato in Argentina. È stato determinante, ma con il partito degli italiani all'estero, anche con degli intrecci con mafia, era uscito di tutto in quel caso, che con parlamentari. Caselli? Sì, poi non Caselli, era un altro signore, ma. Caglia dei Valori. È sotto la sigla di Movimenti Italiani all'estero, del Maia. Ma comunque non è l'unica forma di rappresentazione, perché c'è pure il CGIE,
e il Comites, che sono organismi che sono stati istituiti per rappresentare gli italiani all'estero, però che però non hanno un funzionamento forse, per esempio il Comites, adesso ci sono le elezioni, però a febbraio, no, siamo a febbraio, a marzo penso, però non c'è una normativa che dica quando si fanno le elezioni, c'è una decisione del Presidente della Repubblica praticamente, quindi un po', cioè non un organo effettivo di rappresentazione come adesso con i parlamentari, che sono parlamentari a tutti gli effetti, no? Sono impegnati negli scontri per la statua di Colonna. Sì, sì, sì. Mamma mia, è pazzesco. Sì. Però va bene, come con questo chiudiamo quindi questo modulo. E poi torniamo alle 2:30 con vuoi presentare? Sì, con il laboratorio sulla rappresentazione. Sì. Spostato una paletta. Forse se abbiamo, cioè, se sono stati dei video che non siamo riusciti a vedere, forse poi a metà del pomeriggio possiamo vederlo un po'. Sì, un video di Marina, Marina, e poi un altro. 5 minuti. Sì. Se riusciamo a scaricarlo, va bene, grazie. Ci vediamo nel pomeriggio.